Dottore, non è stato facile mantenere la concentrazione perché l'emotività è stato un po' un segno importante di questa serata. Sì, ho voluto ricordare mia moglie che ha amato Maratea e ho voluto rendere un omaggio all'amico Cosimo Ferri con un oggetto che ricorda Maratea e questo oggetto che impegna l'uomo pubblico a valorizzare il bene comune che è Maratea. Ecco, il professore Sisini ci parlava di questo legame molto particolare tra lei e sua moglie Maratea, tra gli uomini della cultura di Maratea. Davvero quella questione legata al patrimonio dell'UNESCO è stato davvero un aneddoto molto bello. Spero che l'impegno del professore Sisini possa essere premiato con il riconoscimento che va a Maratea, quale bene dell'umanità. L'ultima domanda, il professore, l'onorevole Ferri, davvero una persona straordinaria. Sì, è un amico, è un collega magistrato, abbiamo condiviso un percorso comune di lavoro, ora il suo impegno si svolge nelle aule del Parlamento e spero che la sua venuta qui a Maratea possa riavvivare l'attenzione verso Maratea. Grazie dottore. Grazie. Professoressa, tutte le conferenze sono belle qui a Villa Tarantini, però ve ne sono alcune che hanno dei particolari significati. Beh sì, questo riguarda innanzitutto il tema della memoria, come è quasi, vuole essere quasi la continuazione di quella che abbiamo, del convegno che abbiamo avuto circa un mesetto fa o due mesi fa sulla giornata della memoria. Lì abbiamo ricordato delle persone che che si sono distinte in solidarietà, e stasera invece abbiamo voluto ricordare una figlia di Maratea, una signora che pur non vivendo a Maratea, nativa di Maratea, ha amato molto questa terra e il marito, il procuratore della Repubblica di Cassino, ha voluto organizzare questo premio, dicevo, affinché ne lasciasse di Nunu Calabretta, lasciasse memoria. Ecco, noi siamo stati accanto all'organizzazione del procuratore, l'abbiamo fatto con grande affetto, con grande stima, perché sono delle persone eccezionali, e abbiamo tratto tanto insegnamento. Stasera è stata veramente una serata di grande cultura, di un livello culturale molto molto elevato, quindi sì. Il centro culturale ha modo di sentirsi veramente, come dire, di avere orgoglio di queste attività che riesce ad organizzare, a produrre. L'altro lei ha detto, io vorrei quasi mollare, però dopo serate come queste dove ci ripenso un po'. È vero, sì, molte volte sono lì per dire adesso basta, bisogna lasciare, diciamo, il testimone ad altri, però poi mi rendo conto che queste giornate, queste serate in effetti sono per noi di grande energia, ecco, ci danno veramente una grande energia e ci dicono di andare avanti, perché altrimenti queste situazioni di arricchimento certamente non le troveremmo più. Allora, una conferenza importante, è stata bella anche perché, diciamo, la palla ha girato sempre intorno a questa tavola rotonda e quindi davvero si è arricchita anche delle esperienze dirette come la sua. Io ho portato quella, l'esperienza, non c'era ovviamente volontà di fare una lezione a nessuno, soprattutto a questo tipo di relatori e di platea, c'è il tentativo di portare l'esperienza da un territorio difficile. Io vengo da Reggio Calabria, dirigo un giornale in Calabria. Calabria è una regione non in bilico ma quasi nel baratro. E discutere con un confronto vero come quello che è stato è stata questa tavola rotonda, secondo me lascia qualcosa alla platea, soprattutto per il futuro, cioè di non abbassare mai la guardia, perché la corruzione, il malaffare, le mafie possono infiltrarsi ovunque. Ecco, lei ha parlato di indignazione, più volte ha ripetuto, ha sottolineato questo termine.
fondamentale. L'indignazione è quello che fa scattare poi la ribellione, una ribellione ovviamente positiva, pacifica, civile, ma che tiene alta la guardia rispetto alle infiltrazioni che non sono solo economiche, istituzionali, ma sono appunto culturali e che rubano il futuro, non tanto a noi che stiamo già vivendo, siamo già inseriti nel mondo del lavoro, quanto ai più giovani. La sua sensazione di questo incontro con questa umanità che ha incontrato questa sera qui a Maratea e un suo pensiero per questa cittadina della Basilicata? Maratea è bellissima, è un gioiello che deve rimanere tale e quindi deve rimanere immune da logiche torbide. L'incontro è stato di una forza, di una potenza emotiva, nel ricordo di Nunu Calabretta, che credo resterà nel cuore a tutta la platea e che mi auguro possa essere replicato sempre con queste modalità, perché come ho detto la memoria è importante, ma è ancora più importante se lascia un segno. Grazie. Grazie. Maestro, una grande soddisfazione realizzare un'opera per una donna che ha voluto bene a Maratea. Non mi è stato difficile perché l'ho conosciuta, come dicevo, in vita e quindi, essendo anche un amico di famiglia, della loro famiglia, quando mi è stato proposto di creare un premio che la ricordasse, ho pensato non a un ritratto somatico ma a un ritratto spirituale della persona e spero di esserci riuscito in questa placchetta fusa in bronzo che immortali appunto lo spirito, l'anima di Nunu Calabretta, perché possa essere ricordata e perché questo premio possa essere elargito veramente a persone di alta cultura, a persone che amano anche questa terra che lei è tanto amata, così come la moglie e tutti i veri marateoti e tutti i lucani che sono veramente legati a queste bellezze e a questi posti di alta cultura. Grazie. Grazie maestro. Onorevole, un premio speciale dal sud, con una dedica ad una persona, ad una donna davvero speciale e con una promessa sua di guardare con rinnovata attenzione a questo lembo d'Italia. Sì, una giornata e una serata fantastica, grazie Nunu, grazie al Circolo. Per me ricevere questo premio che ricorda Nunu Calabretta è una grande emozione, perché è una donna che ho saputo apprezzare, stimare, con un grande cuore, una grande umanità e una grande cultura e un grande amore per Maratea. Oggi questo premio mi fa sentire impegnato per continuare questa battaglia e questo amore che Nunu aveva per questa terra. Prima il professor Sisinni, che è stato anche sindaco di questa città, diceva: ho salvato Maratea mettendo un vincolo. È un patrimonio davvero che l'umanità deve conservare, deve amare, deve rispettare e che tutti noi dobbiamo tutelare. Da oggi Maratea ha un amico in più e quindi sono al fianco di questa comunità che tanto merita e che tanto, secondo me, ha bisogno di tanti amici per difendere un patrimonio che già conosce il mondo, ma che noi dobbiamo sempre di più tutelare, amare e difendere. Grazie. Grazie a voi. Professore, io una domanda non gliela so fare, non gliela riesco a fare perché è sempre affascinante sentirla. Tra l'altro è in un ragionamento molto forte al cospetto di tanto pubblico, ma anche di un sinedrio, come lei lo ha definito. Ma certamente la magistratura ha tanti esponenti che ancora tengono alto l'onore e la dignità di chi ha la responsabilità addirittura delle vite umane, perché è l'unico organo capace, attraverso i suoi esponenti, di toglierti la libertà e quindi praticamente toglierti la vita, perché la libertà è vita. Ci sono dei magistrati purtroppo che alle volte veramente creano delle serie perplessità, certe sentenze lasciano, certamente ci saranno anche delle leggi che sono scritte male, o questo non voglio criticare niente, però era sacrosanto il riferimento alla cultura, perché cultura significa responsabilità, cultura significa conoscenza. E se io conosco il bene non posso fare il male, e questa non è una visione
puramente intellettualistica socratica, è proprio fatta sulla base dell'economia, è economicista, perché il bene, se fai bene, sei già gratificato in prima persona, lei lo vede con la sua esperienza dietro. Se lei fa un'azione cattiva, lei dentro si porta il rimorso, un'agitazione, una tristezza, cioè ha perduto il gusto della vita, la gioia della vita. Se invece le riesce di fare un'opera bella, al di là del risultato, riconoscenza, c'è una gratificazione immediata. Quindi io mi sono regolato così nella vita, poi ho avuto la gioia di trovarmi nel mondo della bellezza. E tutto viene di lì, perché sono delle suggestioni, sono delle ispirazioni che fanno veramente la vita santa, la vita ti fanno sentire che cos'è anche la grandezza della storia. E senza storia, senza memoria, non c'è identità, sono cose che si dicono, però bisogna viverle in prima persona. Professore, in una battuta, ma ovviamente occorrerebbe più tempo, ricordiamo questa donna a cui è stato dedicato questo premio. Certo, lo faccio con molta commozione intima, perché era una vera amica e ci si convidava, si svolgevano dei discorsi su un'intesa totale, perché il padre era amico di mio padre, quindi c'era una sostanziale affinità di educazione, di formazione. Questa sostanziale affinità di educazione, di formazione, di valori e di ideali, ha reso questa amicizia autentica. Io ho parlato di empatia, che va al di là della simpatia, molto di più. E quindi ho perduto questa grande amica. Ho citato il caso dell'UNESCO, che è significativo. Lei è partita da Napoli, il marito credo da Paola, e il giorno in cui ho presentato il progetto, i primi a varcare la soglia del comune erano loro. Una testimonianza che non posso dimenticare. Magari raccogliendo dei fondi per sostenere la ricerca in campo medico. C'è chi, per ricordare un ragazzo che amava il pallone, si impegna ad organizzare tornei di calcio. C'è chi, avendo donato gli organi della persona cara, si impegna a diffondere la cultura della donazione del trapianto. C'è chi si impegna ad aiutare i bambini del terzo mondo. C'è chi si impegna nel sociale, trasferendo magari ad altri le proprie competenze. Insomma, azioni che si fanno per portare avanti la presenza di chi abbiamo perso. Si tratta di seminare l'eredità della persona che non c'è più, che ci ha lasciato. Il dottor Luciano De Emanuele rappresenta uno di questi esempi. Quando un po' di mesi fa ci incontrammo, mi disse: voglio fare qualcosa affinché di Nunu resti memoria. E per poterlo fare bisogna rendere noto ciò che ella ha lasciato nella sua famiglia, nel suo paese, nel cuore delle persone che l'hanno conosciuta e l'hanno amata. Nunu Calabretta, oltre ad essere ricordato dalla sua famiglia, dai suoi cari, è ricordato infatti anche dai marateoti per il suo attaccamento alle radici, alla comunità che l'ha vista nascere, che l'ha seguita nel suo percorso di vita. Nunu Calabretta, infatti, nonostante per ragioni familiari e di lavoro vivesse a Napoli, da Maratea non si è mai e non si era mai distaccata. Ella nasce infatti qui a Maratea nel 1952, porta a compimento a Napoli i suoi studi in giurisprudenza e con il massimo dei voti. Poi ritorna nella sua città d'origine e lavora presso l'ufficio legale e commerciale dell'ENI. Il matrimonio con Luciano De Emanuele la riporta nuovamente a Napoli, dove a seguito di un pubblico concorso nel 1988 viene assunta nei ruoli della dirigenza del comune partenopeo. Qui ricopre l'incarico di direttore responsabile dei progetti integrati e conclude la sua carriera come dirigente nell'ufficio del difensore civico.
Nonostante questa lontananza necessaria per motivi familiari e lavorativi, Nono Calabretta non interrompe mai il suo filo di comunione con la sua città natia. Ama Maratea con la sua struttura urbanistica a mo' di presepe, ama i suoi paesaggi, ama il mare, ama la gente, la sua gente, che l'ha amata, l'ha stimata e l'ha apprezzata. La comunità tutta, infatti, ama la sua gentilezza, la sua affabilità, la sua convivialità, il suo radioso e coinvolgente sorriso. Ecco, il dottor Luciano De Emanuele, e con lui ovviamente il figlio, con questo previo convegno non solo tenta di uscire dalla sua sofferenza e di dare senso alla sua dolorosa esperienza, ma anche di dare seguito a quel legame profondo che l'ha tenuto legato alla sua consorte, e lo fa con un segno tangibile che resterà nel tempo. Io, in qualità di presidente di questo centro, a nome del CDA anche, mi sono sentito davvero onorato di aver contribuito alla concretizzazione di questo nobile gesto, certo che diventerà un esempio per tutti noi. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io sono molto contento di essere qui stasera, non solo di fare questo dibattito, ma soprattutto di essere presente ad una iniziativa così importante. E devo dire che rispetto alle normali iniziative nelle quali mi trovo spesso coinvolto, questa volta sono veramente emozionato e coinvolto in prima presenza, avendo avuto un'amicizia molto forte con la famiglia, con Nunu, con Luciano, mi permetto il procuratore di dirlo, con Renato, vediamo anche lo stesso mestiere d'anni. Le parole che ha detto Tina Polisciano sono vere. Si trattava di una persona amabile, diciamo nelle mie estati non poteva mancare la lunga chiacchiera mattutina con Luciano, con Lulù, e quando veniva con quel disco di Renato, che spesso, diciamo, veniva meno a Maratea, oppure veniva e poi scappava immediatamente. Insomma, aveva sicuramente ed ha un rapporto molto forte con questo luogo. E diciamo, negli occhi della signora Nunu c'era proprio l'amore per Maratea, no? E poi è stata sempre una famiglia compatta. Potrei dire delle cose che possono sembrare banali e anche retoriche, ma la sostanza era veramente così. Anche quando venivano gli altri della famiglia, c'era praticamente qualcosa che dava il senso proprio di un nucleo familiare compatto e, diciamo, oserei dire, non solo omogeneo, ma che aveva una sua forza, dava proprio il senso dell'importanza del nucleo familiare. E un'idea del genere è un'idea importante, perché chiaramente la memoria diventa un elemento molto forte, e soprattutto legare il nome, il volto di una persona ad un premio che ha una sua forza, che non è il solito premio, no? È sicuramente un'idea per portare avanti sempre questo rapporto che va oltre la vita. Detto questo, io, prima di dare avvio a questa tavola rotonda su un tema di estrema importanza, non poteva essere altrimenti un premio organizzato bene dal procuratore, che devo dire è stato anche un grande presidente della nostra ultima sessione di esame dell'Ordine dei giornalisti, e lo dico con cognizione di causa.
prima di entrare nel merito proprio di un convegno con gli illustri relatori sulla crisi economica e la criminalità con la giustizia del Mezzogiorno d'Italia, un tema di grande attualità in questo momento ed è soprattutto un tema sul quale c'è bisogno di un dialogo franco che parte dall'analisi reale della situazione per trovare anche delle risposte in termini non solo giudiziari ma anche legislativi e soprattutto oserei dire anche dal punto di vista istituzionale per dare delle risposte a un Mezzogiorno che continua ad avere anche un gap di divario con il nord del paese. Detto questo io continuerei nei saluti, a cominciare dall'assessore alla cultura del comune di Malatea, però vedo il sindaco e mi sembra doveroso dare la parola al dottor Cipolla. Buonasera a tutti, mi associo naturalmente ai saluti fatti dalla Presidente di Napolitano, Centro Culturale, che ha organizzato questo importante convegno insieme al Dottor De Emanuele, a cui vanno i miei ringraziamenti per aver scelto Malatea per ricordare con questa prima edizione del premio intitolato alla sua compagna Nunu Calabretta. Ci troviamo oggi a parlare di crisi economica meridionale e della criminalità. In un convegno che è stato tenuto sempre qui in questa sede a Villa Tarantini, sempre organizzato dal Centro Culturale, qualche settimana fa abbiamo parlato anche allo stesso modo di Meridione, come il Meridione, diciamo la questione meridionale, sia sparita dalle agende politiche di questi ultimi, posso dire, 25 anni, sostituita da una politica rivolta maggiormente al settentrione della nostra penisola. La questione meridionale è stata sostituita dalla questione settentrionale. Purtroppo vari governi si sono succeduti in questi anni, ma ci si è spesso dimenticati del sud d'Italia, tranne naturalmente le campagne elettorali, come spesso accade. Mentre tutto ciò accadeva, in Germania, la nostra, diciamo, guida europea, purtroppo, accadeva esattamente il contrario. La Germania Est, dopo la caduta del muro di Berlino, diventava più efficiente ed efficace rispetto alla Germania Ovest. La Germania ha investito economia, infrastrutture e tutto quanto per far crescere la parte debole della sua grande nazione. L'Italia improvvisamente si è dimenticata di avere un meridione ed un sud. Naturalmente tutto questo a cascata genera problemi, disoccupazione e quindi anche criminalità. Dove c'è crisi economica ci si insinua con le mafie e tutto quanto. C'è bisogno fondamentalmente in Basilicata, in Campania, in Calabria, in Sicilia, di lavoro in primo luogo. Senza lavoro, vediamo cosa accade. La Basilicata è una delle regioni che ha un'emorragia di cittadini che vanno via. Dico cittadini perché non sono solo i giovani ormai che emigrano dalle nostre regioni. Emigrano anche le famiglie già avviate, adulti costretti ad emigrare a cercare lavoro al nord, appunto, se va bene, se non addirittura all'estero, in Europa, quando
appunto va bene, in Inghilterra se resta in Europa o se esce fuori, e quindi stiamo vivendo una nuova emigrazione importante, e nelle agende di tutte le forze politiche questa cosa viene sottovalutata. Come sta in questi giorni, come viene sottovalutata la questione del federalismo differenziato? Cioè, noi non parliamo abbastanza di quello che sta accadendo nella nostra nazione. Noi abbiamo delle regioni del nord, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che praticamente stanno facendo la secessione silenziosa, perché di questo praticamente si tratta. Quando le tasse restano al nord e non si aiuta chi arranca, chi ha difficoltà e quant'altro, quello che si manifestava pubblicamente e chiaramente fino a qualche anno fa, adesso accadrà in modo, diciamo, nascosto, in modo meno eclatante. Cosa può fare oggi la politica per tutto questo? Innanzitutto investire nel sud dimenticato, investire in infrastrutture, perché mancano tutte le infrastrutture, investire e tentare di risollevare le sorti dell'imprenditoria che arranca sempre di più. E noi, diciamo, piccoli comuni, cerchiamo di fare la nostra parte con quello che possiamo. Noi abbiamo un patrimonio che è quello ambientale, e quindi sul turismo cerchiamo di fare la nostra parte, cerchiamo in tutti i modi di puntare su quello che abbiamo per allungare la stagione, destagionalizzare, per creare quindi occupazione in qualche modo, ma questo naturalmente non basta, e cerchiamo di limitare i danni derivati da strati di società che tentano di risollevarsi, magari scommettendo, giocando il patrimonio familiare, ricorrendo, e quindi qui il ricorso alla criminalità, anche ad usurai per farsi finanziare queste scommesse che vanno facendo, perché noi abbiamo rilevato che a Maratea, perché io parlo da sindaco di questo paese, ma può dire la stessa cosa il sindaco di Sapri o di Tortora o di Praiamare, si scommette più di quanto si guadagna, c'è qualcosa che non funziona. Io che non gioco sono un potenziale scommettitore, vista la quantità, la mole di denaro che viaggia attraverso queste macchinette e le varie forme di scommessa. Noi in qualche modo abbiamo cercato di limitare questo danno, limitando gli orari di utilizzo delle apparecchiature, perché il sindaco purtroppo ha queste uniche possibilità, sperando in una visione futura più attenta a queste categorie di cittadini deboli, e che quindi, come ho detto prima, per rifarsi magari ricorrono alla criminalità e quindi finanziano anche questa. Quindi io non mi dilungo più di tanto, perché sono molto curioso. Questo che è un saluto problematico. Sì, sì. Sì, non mi dico più di tanto, perché voglio ascoltare, insomma c'è un convegno così importante e vorrei alimentare la mia conoscenza. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie al sindaco di Maratea. Diamo la parola per un saluto al presidente del Tribunale di Regolamento, il dottor Luigi Pentangelo. Grazie e saluto tutti i presenti qui convenuti stasera. È un onore per me essere qui.
e prima di un saluto e di un ringraziamento per l'invito a Luciano, prima di tutto, e alla sua compagna, moglie carissima e indimenticata, e dopo anche presentarsi. Quando ci si saluta, ci si presenta. E che cosa posso presentare io in questa occasione? Il Tribunale di Lago Negro. Perché sono il presidente del Tribunale di Lago Negro? No, perché il Tribunale di Lago Negro è il vostro tribunale, è il tribunale di questa terra che noi stiamo onorando in questa occasione anche a ricordo di Nunu. E credetemi, è il tribunale vostro, di questi territori, di queste persone, è il territorio, è il tribunale di Nunu, è il tribunale di Luciano, è il tribunale di Renato, è il tribunale delle istituzioni, del sindaco. Il convegno ha un titolo: crisi economica e criminalità organizzata. L'ho pensato subito, ma più di una volta mi viene questo pensiero, la crisi economica è la causa o l'effetto della condizione in cui si trova anche la giustizia del sud e del meridione più in generale. Il territorio e le risorse, la mancanza delle risorse, sono cause di inefficienza o è proprio la mancanza delle risorse che genera questa difficoltà nella quale si trova ad operare? Non voglio troppo dilungarmi perché c'è ampio spazio poi al prosieguo del convegno, ma ci tenevo a dire una cosa in particolare, concreta, specifica, personalizzata, nomi e cognomi, date. Ieri è stato il 5 di aprile. Il consigliere Lepre, se lo ricorderà, di sicuro è stata la data di immissione dei nuovi dittori. E anche a Lago Negro ci sono stati 3 nuovi dittori. Nel presentarli, nell'accoglierli, nel dargli il benvenuto, ho cercato anche di dare una parola di incoraggiamento. Mi sono però in quel momento guardato intorno e ho visto che l'unico di tutti i presenti che poteva dare una parola di incoraggiamento concreto, di tradizione dell'ufficio, ero io. Ma sapete chi sono io? Uno che sta a Lago Negro da 4 mesi. Ero il più anziano come permanenza in quell'ufficio di tutti gli altri. Un ufficio che soffre, e qui entriamo nel meridionalismo concreto, un meridionalismo che deve farsi carico anche di quelle che sono le realtà che lo connotano lì dove determinate situazioni non si riescono a far emergere. Un tribunale in cui il turnover è esasperatissimo. Lo spopolamento, di cui tante volte si sente parlare in generale, a contraddistinguere i nostri giovani, i nostri figli che emigrano da questi posti, riguarda anche i magistrati. Il più anziano dei magistrati in quell'ufficio ci stava da 5 mesi. Ed ero io. Tutti magistrati nuovi. È mai possibile dare identità ad un ufficio quando c'è un turnover a questa accentuata numerosità di frequenza, a così alto livello di numerosità? Ogni anno c'è un ricambio generale di tutti gli appartenenti a quell'ufficio. Perché ho detto questo? Perché nell'occasione si è resa edotta a tutti anche di quella che è la condizione nella quale ci si trova ad operare quando si è in questi territori, e perché in questa occasione l'opinione pubblica, la stampa, anche il consigliere Lepre, che insomma ha voce in capitolo per poter tener conto di questa situazione, c'è in proiezione, concludo, scusandomi se ho approfittato un poco della vostra pazienza, c'è all'orizzonte un progetto di riorganizzazione delle piante organiche degli uffici. Ci sono vari parametri a cui si fa riferimento. Propongo a voi questa considerazione, e così pure al consigliere Lepre, ma il turnover può essere un criterio da tenere presente tra gli indici che determinano le esigenze della determinazione della pianta organica? Perché molte volte ci si guarda solamente a quelle che sono le sopravvivenze, cioè il tasso di entrata degli affari. Ebbene, Lago Negro, sotto questo aspetto,
è un tribunale che ha poco in entrata ed è semplice, c'è la crisi economica, ma la crisi economica l'abbiamo visto prima, a sua volta determina questa conseguenza, per cui molte volte, diciamo, è così pure perché è un'estensione molto più elevata anche rispetto al passato, perché guarda anche certo. Il ballo di Diana e Sala Consigli, no? Certo, questa è la condizione particolare poi del Tribunale di Lago Negro, mi riferivo qui a Maratea perché è terra lucana, ma non so, mi sembra che è un unicum, abbiamo detto che c'era un'altra realtà in Italia, ma adesso non so dove si trova. Comunque è un tribunale a doppia regione, con il circondario riguarda due regioni. Bene, questa situazione ha determinato pure che Lago Negro è un ufficio ad alto tasso di arretrato, cioè le cause riesce difficile poterle portare a decisione definitiva, perché con questo turnover, voi capite, c'è il magistrato, comunque il soggetto responsabile che entra, arriva, si deve rendere conto della situazione, un tempo di impiego che passa per farlo diventare pienamente operativo. Poi c'è il momento in cui lascia l'ufficio e incomincia poi la fase, diciamo, dell'abbandono, la fase del pensiero rivolto alla nuova sede, e quindi già si creano due situazioni in entrata e in uscita che rappresentano un calo di efficienza. Bene, questo consigliere Lepre ci tenevo a dirlo davanti a tutti, non per il Tribunale di Lago Negro, ma per questo territorio, per questa gente, perché di tutte le cose la giustizia non è decisamente incidente sulle realtà o sullo sviluppo specifico di un certo settore dell'economia locale, però diciamo è la condizione di possibilità dello sviluppo degli altri fattori che contraddistinguono il dinamismo di un'economia. Perciò concludo dicendo che come la crisi economica a volte è collegata alla criminalità, anche la crisi della giustizia è un effetto della stessa crisi economica ed è causa della stessa. Convegni del genere, soprattutto per l'emozione che hanno contraddistinto quelli a cui è intestato questo convegno e al quale partecipo sentitamente, oppure non avendo avuto il piacere della conoscenza personale, però mi fanno dire a conclusione che una cosa è certa e dell'ufficio lo rappresento qui e mi sento di rappresentarlo: c'è la volontà di affrontare la situazione per quella che è, in tutti i modi in cui è possibile, e così è fatto e si farà, e credetemi, lo facciamo per voi, per questo territorio, per la gente della Valle di Diano, come abbiamo detto, della Conegrese, perché veramente qui la giustizia è un fattore di ricchezza culturale, direi civico, di partecipazione attiva alla sorte di questa comunità che è così degnamente rappresentata stasera. Grazie a lei. Grazie al Presidente Pentangelo, come avete visto si tratta più che di saluti, di interventi che sono anche importanti nell'ambito evidentemente del tema di questa sera. Ora cominciamo con la tavola rotonda. Le cose che ha detto il Presidente Pentangelo sono sicuramente importantissime, perché riguardano anche la difficoltà dei tribunali del Mezzogiorno, soprattutto in quelle che vengono considerate zone di frontiera. Ci sono le frontiere sull'emergenza criminalità e ci sono le zone di frontiera dove potrebbe esserci emergenza criminalità o in parte ci sono problemi che riguardano le infiltrazioni. Consigliere Sarà, il Tribunale di Lago Negro è contraddistinto da una sigla SA, che significa senza aspiranti. Quando pubblicano i posti nessuno partecipa all'interpello per la destinazione a questo ufficio. Devo dire che quello che lei dice è vero, ma nello stesso tempo mi fa anche capire che ho qualche anno, no? Perché sono da 30 anni che il problema del Tribunale di Lago Negro è sempre quello, no? Ogni procuratore, ogni presidente che veniva anche a noi della stampa poneva questi problemi, poi sono problemi importanti perché giustamente come lei dice alla fine ci sono magistrati che sono da poco tempo, poi vanno via e quindi c'è sempre senza aspiranti, no? Molte volte questa regione è senza aspiranti anche in altri campi.
però quello che lei dice è sicuramente importante e serve anche per diciamo, aprire il dibattito sul tema della crisi economica e la criminalità, quale giustizia per il Mezzogiorno d'Italia. Crisi e risorse, no? Lo diceva anche il sindaco. Ecco, io vorrei invece capovolgere un po' il tema, cioè forse nel Mezzogiorno sono arrivate molte risorse, qualche volta mal gestite, no? Si parla di fiumi di denaro, soprattutto nel passato, che non hanno trovato una risposta in termini di sviluppo e paradossalmente quel gap di divario che comincia dall'Unità d'Italia e si è allargato ed è diventato sostanzialmente controproducente. Poi da una situazione di molte risorse che sono arrivate si è arrivata anche a una situazione in cui le risorse non arrivano più, perché mi rendo conto che i piccoli comuni di, ad esempio di questa regione vivono dei problemi reali anche di semplice sopravvivenza. Quindi diciamo ci sono degli elementi che sembrano contrastanti ma possono essere ricondotti, io penso, anche in una logica unitaria per guardare che cosa è realmente successo e come si possa anche trovare una risposta non solo sul piano giudiziario ma sul piano politico e sul piano istituzionale per disegnare un percorso diverso. Basti pensare a questa nuova immigrazione che c'è, soprattutto l'immigrazione intellettuale, ci sono grandi cervelli che partono dalle regioni, penso alla Basilicata, penso sostanzialmente alla Calabria e anche alle altre regioni del Mezzogiorno e che praticamente non tornano. Io non sono molto affezionato al discorso che debbano per forza ritornare, no? Ma non hanno nemmeno quella dimensione virtuosa di collaborazione. Quando c'è bisogno di qualcuno, i cervelli del Mezzogiorno, non so, per una sorta di idiosincrasia localistica, non vengono né chiamati dalle classi istituzionali né interpellati in una logica che può essere appunto di servizio alle comunità. Partendo da questo c'è il grande problema della criminalità. Io ho fatto tanti anni prima di fare il capo redattore, ho fatto per molti anni l'inviato speciale, ho avuto la fortuna di farlo con Sergio Zavoli, di aver vissuto proprio gli anni della criminalità organizzata, mi interessavo di quello, mi interessavo soprattutto non solo di questa regione ma di tutte le altre regioni del Mezzogiorno negli anni in cui c'è stato purtroppo l'assassinio di Falcone, quello di Borsellino, c'è stato l'attentato al Petruzzelli, no? C'erano episodi drammatici di questa realtà che è il Mezzogiorno, che ha fatto passi avanti sul piano di un'antimafia concreta, non di un'antimafia da professionisti, ma un'antimafia che ha guardato anche e soprattutto i giovani e la capacità di reagire in queste terre. Ora vedo un problema strano, no? Vorrei porlo ai nostri ospiti, cioè sostanzialmente una specie di lassismo, no? C'è un'indicazione... come se il problema non esiste nell'ordinarietà e bisogna affrontarlo solamente nell'emergenza, no? E quindi questo problema ci pone nelle condizioni di non capire che invece ci sono degli elementi pesanti di infiltrazione. Ecco perché dico le risorse mancavano, però ci sono state anche molte risorse arrivate, ci sono anche degli appetiti. Io faccio un esempio che riguarda la Basilicata, perché siamo in Basilicata. La Basilicata è una regione che ha due mari, ha delle grandi risorse dal punto di vista turistico, no? Che purtroppo non riescono del tutto a decollare, però ha anche altri elementi molto forti che attraggono purtroppo la criminalità organizzata economica. Basti sostanzialmente pensare ad esempio alla grande risorsa del petrolio. Questa è una regione che contribuisce alla bolletta energetica per quasi il 10%, la bolletta energetica del paese. Detto questo, vorrei sostanzialmente capire che cosa bisogna fare, partendo anche dalle cose che ci sono state dette sia dal sindaco che dai magistrati, in riferimento specifico evidentemente a un rafforzamento dei presidi giudiziari che vivono. Io ho sentito la relazione sia del presidente
la Corte d'Appello di Potenza, che è del Procuratore Generale dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, si sono soffermati esattamente su questi problemi, cioè la mancanza di magistrati, la difficoltà a trovare addirittura magistrati che possano sostanzialmente venire, quindi c'è tutta un'esigenza reale. Però non basta solo la risposta giudiziaria, un componente del Consiglio Superiore della Magistratura si può anche chiedere di parlarci di quella che può essere una risposta per una reazione totale della realtà in cui si vive, nell'ottica appunto di far rete rispetto praticamente a uno sviluppo che io sono un inguaribile ottimista si può ancora perseguire. Darei subito la parola al dottor Antonio Lepre, componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Facciamo una loro. Buonasera a tutti, prima di tutto grazie per essere stato invitato e scusatemi per il ritardo. Io in realtà di 17 minuti, non drammatico, però sono a Napoli e ora dove vivo, tra Napoli e Roma, non niente inizia in orario, quindi devo dire che avete colto alla sprovvista e con la macchina ho piegato più tempo del previsto, quindi chiedo ancora scusa per il ritardo. Ringrazio Luciano, Renato per avermi coinvolto in questa iniziativa bellissima che fa onore a loro e a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione del ricordo di Nunca Labretta, che ovviamente ho conosciuto e ho sempre ricevuto dalla famiglia di Luciano grandi affettuosità e anche, come dire, stimolo a migliorare, a perseguire degli obiettivi, pur non avendo una frequentazione quotidiana. Sono quei gesti di affetto, di simpatia e di empatia umana che casomai persone conoscerà da 40 anni, da 30 anni neppure ti danno, quindi grazie Luciano di cuore per avermi coinvolto in questa cosa e per tutto, diciamo, l'appoggio e l'aiuto che mi hai dato. Tra l'altro io qui a Maratea per una serie di ragioni, anche stasera c'è un pezzo della mia vita, tanti amici che vedo, ho qui poi tra l'altro alla mia sinistra non un collega ma un amico carissimo, quel procuratore Pierpaolo Bruni, con cui ci siamo ritrovati dopo anni, diciamo, di pellegrinaggi giudiziari, e vengo subito nel vivo. Diciamo che il Consiglio Superiore della Magistratura ha un ruolo, diciamo, molto strano, perché è da un lato un ruolo tecnico, dall'altro però un organo di rilevanza costituzionale che, come diceva appunto il moderatore, ha anche un dovere di collaborazione e di contribuire a un ampliamento della prospettiva. Il discorso della criminalità organizzata e della criminalità e quindi dei problemi economici, io non ho molti dubbi sul fatto che la criminalità organizzata sia certamente una delle principali cause dell'arretratezza economica di gran parte del meridione, perché se è vero che la criminalità si espande, l'infezione si espande, quindi anche al nord vediamo che vanno ad alterare la concorrenza immettendo capitali sempre più cospicui che guadagnati illecitamente ovviamente vanno a turbare il libero mercato, devo dire che al sud non si parla di concorrenza deviata o, diciamo, patologica, ma si impedisce lo stesso nascere di una concorrenza, cioè lo stesso nascere di un libero mercato. Che cosa fare? Dai decenni sull'universo, mi verrebbe da dire, e sono anche contento, diciamo, di fare tra virgolette solo il magistrato, non il politico, perché indubbiamente questo è un problema che investe la politica in primo piano. Il presidente Pentangelo, caro amico, sopravvalutandomi, ringrazio per le continue, diciamo, responsabilizzazioni del suo intervento, ha posto un accento su aspetti più tecnici, cioè del turnover, se vuole poi il moderatore dopo ci torniamo, però rispondendo alla domanda del moderatore, io penso che il compito che può avere il Consiglio, oltre quello di organizzazione e di tutela della indipendenza e dell'autonomia della giurisdizione, che mai come in questi settori, in questi posti è fondamentale, sia quello di finalmente di portare all'attenzione, in modo anche con convegni, tavole rotonde, partecipando in tutti i posti dove si fanno iniziative del genere,
rendere edotti tutti quanti che è illusorio pensare di combattere la criminalità organizzata solo con la risposta giudiziaria e poliziesca di repressione. È chiaro che c'è un problema molto più serio, che è un problema culturale, perché non dobbiamo nasconderci come persone del sud che se la crisi economica tutta meridionale, perché anche nei momenti di espansione economica del paese il sud è rimasto dietro. Quando si è parlato di espansione economica del paese, andiamo a vedere un po' le curve di produttività riguardano un pezzo del paese. Il quale paese, si è detto, c'è una questione settentrionale, ma noi non possiamo pretendere da tutti noi e da tutti gli italiani di essere tutti dei fini intellettuali. È chiaro che poi chi a un certo punto si trova a produrre si chiede anche perché chi produce deve sempre, si sente a torto o ragione in qualche modo sfruttato. Allora noi dobbiamo porci il problema che la criminalità organizzata è, temo, un frutto di deformazione di patologie culturali del meridione, e dobbiamo andare ad affrontare queste questioni. Il modo fondamentale, a mio parere, è la scuola, è un investimento della scuola. In questo paese non si parla più di scuola, non si parla più di educazione, nell'obbligo scolastico è diventata una cosa evanescente. I servizi sociali sono abbandonati a se stessi, e questa è una tragedia. Noi viviamo di schemi destra, sinistra, centro, centrodestra, centrosinistra, tutte formule sinceramente mi sembrano più surreali. Io tra tutti questi schemi non sento più parlare, appunto, ripeto, di scuola e di tutela dell'infanzia, ma non nell'interesse del singolo infante, del singolo bambino, ma della società. Un mio amico dice una cosa terribile, dice: ci sono alcune persone che hanno i precedenti, altre persone, bambini, che hanno i futuri, perché per dove nascono, per come si formano, è quasi sicuro che andranno a finire male. L'altro aspetto, e finisco il primo giro perché non voglio contraddire la premessa di una tavola rotonda e quindi di una certa velocità, anche se un aspetto a cui noi non siamo molto abituati, e in questo posto non c'entra moltissimo perché Malatea è un posto di una bellezza, ci vengo da anni, del resto di una bellezza straordinaria, sia naturalmente che urbanisticamente, ma un problema veramente serio è anche l'urbanistica. Cioè noi dobbiamo rendere i posti del sud e dobbiamo sviluppare una cultura del bello e della dignità estetica. Io vengo da una città, Napoli, che penso, lo dico un pizzico di campanilismo, abbia pochi eguali come bellezza, ma la bellezza riguarda il centro di Napoli, le parti belle di Napoli, ma appena si va a Secondigliano, a Scampia, a Pianura, non è che c'è il brutto, c'è uno squallore, una tristezza, una depressione estetica che non possono che contribuire anche a un imbarbarimento. Penso anche alla Calabria, siamo stati nei due di Crotone, io ho lavorato i primi anni a Crotone, abbastanza anni, 6 anni, c'erano posti naturalisticamente stupendi e c'erano tutte queste case abusive, grezze, non curate. Allora io penso che la risposta debba essere corale: investire sulla scuola, investire sui servizi sociali e investire anche sui servizi urbanistici e sui collegamenti. A quel punto la giurisdizione deve fare anche la sua parte, perché deve consentire, garantendo quel minimo di sicurezza, che tutte queste attività vengano svolte, altrimenti saranno sempre, arrestiamo i delinquenti di oggi sapendo già che la stessa società ne sta producendo di futuri. Grazie. Bravo, grazie. Anche per questo riferimento un po' all'urbanistica, no? Noi siamo in una realtà dove fortunatamente, come Malatea, l'urbanistica rispetta l'ambiente e evidentemente non c'è quello che succede anche a pochi chilometri da Malatea. Ed è questo che io vorrei chiedere al collega Claudio Cordova, che è un giornalista e il direttore del Dispaccio, un giornale online calabrese, ho potuto vedere che si interessa molto di problemi sociali, soprattutto di quello che oggi per certi versi un po' manca in questo paese del giornalismo. No? La bella Calabria però è una Calabria spesso fatta di abusivismo, no? Di coste sostanzialmente intasate, di chi ha costruito senza autorizzazioni,
molto viene fatto sul piano anche sostanzialmente della repressione, però c'è anche un altro elemento che è un po' oggi di luogo comune: la criminalità organizzata, ad esempio calabrese, diciamo, controlla dalla Calabria, ma non sta più in Calabria, no? Per cui anche il nord è un elemento importante dal punto di vista di quello che sono i controlli e il traffico illecito in diversi settori, una 'ndrangheta manageriale che è sempre più forte. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto grazie per aver pensato anche a me, grazie al procuratore Emanuele per aver pensato anche a me per questo incontro, che ovviamente tratta dei temi che a me sono molto cari, perché secondo me per la Calabria l'ndrangheta è il problema, e per 'ndrangheta intendo, io lo chiamo sistema 'ndrangheta, che non è solo, come cercherò di dire, una organizzazione, una banda armata, ecco, ma è molto di più. Ovviamente ringrazio perché a me piacciono gli incontri in cui ovviamente si coltiva la memoria, ma si cerca di lasciare un segno che va oltre ovviamente il ricordo tout-court, ma si prova a lanciare dei messaggi su territori bellissimi. Maratea è bellissimo, come sono bellissimi alcuni luoghi della Calabria, ma che non sono nessuno, posso dire, da partire ovviamente da Reggio Calabria, si parlava di frontiera prima, io vengo dalla frontiera, vengo diciamo dalla periferia dell'impero, e quindi tanto Reggio Calabria quanto Maratea, quanto ovviamente il nord, che credeva in maniera secondo me molto molto miope, direi quasi stupida, di avere gli anticorpi, si usava sempre questa frase, il nord ha gli anticorpi per rimanere immune a determinate logiche, abbiamo visto che era un pensiero clamorosamente sbagliato. Il problema secondo me, il consigliere Lepre ha toccato il tema, il problema è che per tanto, troppo tempo si sono considerate le mafie, soprattutto la 'ndrangheta, che tra tutte le mafie è quella, io ovviamente parlerò di mafie con un po' di focus in più sulla 'ndrangheta perché cerco di parlare sempre delle cose che conosco un po' meglio, però un po' tutte le mafie sono state trattate solo come appunto un fenomeno criminale, quando in realtà è quindi da combattere con i metodi, potremmo dire, polizieschi, no? Quando in realtà c'è un, soprattutto, ripeto, nella 'ndrangheta, in Cosa Nostra anche, una componente, direi, culturale, antropologica, sociale, politica. E però, quando si ha una malattia, e secondo me le mafie sono una malattia, se non si fa una diagnosi corretta, non si può individuare ovviamente la cura per poterne uscire. Quindi il problema secondo me è innanzitutto questo, la 'ndrangheta, allora io vedo anche finissimi studiosi del fenomeno che pensano soltanto alla 'ndrangheta, alle mafie in generale, come nell'ottica del profitto. Ora è evidente che le mafie hanno come scopo quello di fare soldi, a meno che, e non credo in questa sala ci sia qualcuno che credi che siano delle onlus, ma ancor di più le mafie vogliono comandare e controllare l'economia, il mercato del lavoro, soprattutto in luoghi dove il lavoro non c'è, penso alla Calabria. Assolutamente, è un modo di controllare il territorio, perché si alimenta il falso storico ovviamente che la criminalità crea ricchezza, genera posti di lavoro, eccetera eccetera, e quindi non si crea quel disvalore sociale che invece è fondamentale soprattutto per avere una ribellione da parte della società civile. Non credo che al sud siano arrivati pochi soldi. Io credo che siano arrivati tanti soldi, credo anche che però siano stati spesi molto male,
che siano finiti nelle tasche sbagliate per tutta una serie di problemi, in primis per la, direi, talvolta la sciatteria, molto più spesso la corruzione da parte della classe dirigente, e per classe dirigente ovviamente intendo politica, ma anche burocrazia. E poi però vi dico, non mi appassiona nemmeno la retorica dei terroni, anche perché la storia ci insegna che laddove nascono progetti indipendentisti, progetti separatisti, dietro c'è sempre la mafia. Dietro Sicilia Libera c'era Leo Luca Bagarella, per dirne solo, era lui l'ispiratore. Quindi non credo alla questa retorica del penso che già Tomasi di Lampedusa l'ha ovviamente ben indicato. Ovviamente. Quindi la questione è ovviamente culturale sotto il profilo che diceva giustamente il consigliere Lepre, ma culturale per la formazione di una nuova classe dirigente. E ritorno al tema ovviamente della politica, ma direi anche della classe imprenditoriale. Dai luoghi dove vengo io, come vi dicevo, Reggio Calabria, peraltro anche insomma uffici della provincia di Reggio Calabria, ricordo la procura, il tribunale di Palmi aveva avuto più o meno alcuni anni fa gli stessi problemi del tribunale di Lago Negro, con questi bandi che credo si chiamino bollettoni, che finivano sempre insomma deserti. Dicevo, dai luoghi dove provengo io, la differenza tra, sto parlando degli imprenditori, tra parassitismo e produttività talvolta è molto molto labile. Talvolta l'imprenditore è colluso con la criminalità e prova a spacciarsi per vittima. Talvolta, questo diciamo, abbiamo plurimi esempi, qualche inchiesta recente, no? Assolutamente. Quando l'imprenditore perde i propri riferimenti criminali, allora si rivolge alla magistratura, prova a fare il bravo cittadino, perché capisce che gli sta crollando sotto i piedi il terreno. E quindi questo secondo me è l'aspetto culturale, che ovviamente riguarda la società, parlo dei cittadini, perché fortunatamente, per quanto insomma spesso le elezioni possano assomigliare a una farsa, ma ancora possiamo votare, ed è quello il momento di maggiore indipendenza e autonomia del cittadino, che se elegge dei corrotti o dei cialtroni probabilmente poi allora non deve andare a piagnucolare rispetto a evidenti colpe dello Stato, e su questo diciamo nessuno lo nasconde. Però ripeto, molto spesso le colpe sono più dello Stato, inteso in senso locale. E concludo questo primo giro dicendo una cosa. Serve ovviamente che i cittadini possano avere nuova fiducia in chi li amministra, in chi in generale amministra i loro beni, il loro futuro, i loro figli. Devono avere fiducia nel sindaco, devono avere fiducia nel procuratore della Repubblica, ma andrò oltre, devono avere fiducia nel parroco, cioè avere nuovamente un senso di comunità, perché secondo me la vera vittoria delle mafie ovviamente è stata arricchirsi, è stata infiltrare le istituzioni, eccetera, eccetera, ma secondo me la vera vittoria è stata quella di disgregare le comunità. Cioè di portarci a non fidarci più l'uno dell'altro. La fiducia nasce anche però dalla scelta. Ovviamente. E quindi l'intervento del presidente del Tribunale di Lago Negro, secondo me, è centrale. Ciascuno deve far capire che c'è un sindaco ed è il sindaco di tutti, che c'è il presidente del tribunale ed è il presidente di tutti, e c'è il procuratore della Repubblica ed è il procuratore di tutti. Tutto il resto secondo me verrà a cascata, perché
le persone a volte hanno anche bisogno, per, soprattutto in territori problematici, certo, come i nostri, di avere dei punti di riferimento dai quali ripartire. Però ho detto ripartire, perché poi il resto del cammino ovviamente spetta ai cittadini. Grazie a Claudio Cordova. Giornalista impegnato, diciamo, in un'area particolare, al procuratore capo della Repubblica di Paola, per Paolo Bruni, procura dove c'è stato anche il procuratore De Manuele. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio gli organizzatori del convegno per aver pensato anche a me, diciamo, per effettuare appunto l'intervento. Ringrazio e saluto in modo particolare Luciano. Io non ho avuto il piacere e l'onore di conoscere la signora Calabretta, però di conoscerla personalmente, però devo dire che attraverso diciamo, l'affetto, il calore umano che ha lasciato l'ufficio di procura di Paola, e dico questo perché le signore che lavorano con me spesso ricordano, diciamo, con grande affetto, con grande, mi permetto di dire, proprio amore amicale, la signora Calabretta. Devo dire che un po' la conosco anche io. Il tema del, diciamo, di questa tavola rotonda è criminalità e crisi economica. E poi diciamo, l'argomento è quali prospettive, diciamo, della giustizia sul punto per il Mezzogiorno. Allora, innanzitutto i problemi si risolvono se si ha anche, diciamo, la forza e la lucidità di individuare la causa del problema e dove andare a intervenire, come un vero e proprio intervento chirurgico. Ovviamente dirò cose banali, cose ovvie, ma sono anche cose, affermazioni che hanno una loro autorevolezza, non perché le stia ripetendo io, ma perché sono state appunto pronunciate da pezzi delle istituzioni che hanno perso la vita proprio per la lotta alla criminalità organizzata. Mi riferisco all'affermazione appunto di Pio La Torre, assassinato il 30 aprile del 1982. Qual è il problema della criminalità organizzata? Il problema della criminalità organizzata è: la criminalità organizzata è un fenomeno di classi dirigenti. Quindi sgombriamo il campo dall'illusione che la criminalità organizzata sia quella che materialmente pone in essere la singola, le singole estorsioni, anche, diciamo, di particolare valore, o che compie quelli che sono i reati fine tipici della criminalità organizzata. Peraltro forse siamo un po' in ritardo, perché quando diciamo, ci si è resi conto che la criminalità organizzata non era appunto solo quella dell'estorsione, ma che era arrivata ad infiltrarsi nell'apparato economico non solo meridionale, ma settentrionale, ed europeo e anche mondiale, e anche, se vogliamo, in alcuni angoli della pubblica amministrazione e della politica, forse si è arrivati un po' tardi e non eravamo pronti, diciamo, a mettere in piedi un apparato normativo che fosse realmente efficace per porre in essere appunto un contrasto appunto efficace rispetto al problema della criminalità organizzata. Perché già il 1 febbraio del 1983 tutti ricorderanno che è stato assassinato Emanuele Notar Bartoli, ex sindaco di Palermo, nonché direttore generale del Banco di Sicilia. Si trattava appunto di un omicidio mafioso
condannato addirittura in primo grado, se mal non ricordo, un parlamentare, poi assolto in secondo grado, ma che comunque si trattasse di un omicidio di mafia, nel 1893 era a tutti chiaro, proprio perché la mafia aveva degli interessi nell'ambito del Banco di Sicilia, il che vuol dire che già decine, centinaia di anni fa l'interesse della criminalità organizzata era quello di infiltrarsi nell'imprenditoria, nella finanza, e quindi era ed è un affare di classi dirigenti. Problema causa-effetto, è la criminalità organizzata che impoverisce un territorio o la criminalità organizzata cresce e prolifera, diciamo, in un territorio depresso? A mio parere è la criminalità organizzata che in modo parassitario si arricchisce e crea un gravissimo vulnus all'economia sotto diversi aspetti, perché innanzitutto determina un problema di libertà della concorrenza. Perché è ovvio che se l'impresa mafiosa, con impresa mafiosa io non intendo l'impresa con il capo mafia o l'appartenente all'organizzazione, perché ormai diciamo, è pressoché impossibile ricostruire un'ipotesi del genere, perché sarebbe fin troppo facile individuarlo, ma l'impresa mafiosa è quella che spesso si avvale di prestanomi, di persone assolutamente pulite, per accaparrarsi commesse pubbliche e private, e quindi per accaparrarsi una fetta del mercato, che poi non è una fetta ma è praticamente tutto. Perché? Perché ovviamente se la criminalità organizzata finanzia una determinata società, una determinata impresa, il denaro non proviene certo dai canali istituzionali, bancari e finanziari, quindi non ha un costo, quindi quella impresa non ha gli stessi costi delle imprese che stanno sul mercato in modo pulito, e quindi hanno la possibilità di offrire servizi, di accaparrarsi appalti anche con ribassi particolarmente elevati, a discapito degli imprenditori ovviamente puliti. Ma questo determina un ulteriore problema, ed è il problema anche della qualità del servizio, poiché l'impresa mafiosa non ha un problema di dover essere citata in giudizio qualora dovesse somministrare del cemento depotenziato o porre in essere una fornitura di beni assolutamente scadente, poiché è ben difficile che qualcuno possa appunto far causa all'impresa mafiosa. C'è però un aspetto, mi ricollego a quello che diceva il dottore Cordova, l'imprenditore colluso vittima. Qui però bisogna stare molto attenti, perché su questo la Cassazione è chiara. È necessario un estremo rigore nel distinguere la contiguità soggiacente di un imprenditore con la contiguità compiacente, perché in un territorio in cui la criminalità organizzata è particolarmente forte, anche il fatto che l'imprenditore si rivolga alla criminalità organizzata per stare tranquillo non per questo può dirsi un imprenditore compiacente. Quindi la linea di demarcazione tra l'imprenditore compiacente e quello soggiacente richiede ed impone un'analisi molto rigorosa delle emergenze procedimentali che vengono acquisite, perché se si pratica lo scorciatoio per effetto delle quali si ritiene che qualsiasi tipo di contiguità determini una collusione, allora poi nessuno che denuncia più, no, ma si crea un ulteriore vulnus danno all'economia, perché pensate, un imprenditore che con una certa facilità viene coinvolto quale imprenditore colluso nell'ambito di un'operazione di criminalità organizzata, voi capite bene che quell'imprenditore ha finito di lavorare per tutta la vita, con conseguenti problematiche per occupazionali, per la sopravvivenza stessa dell'impresa e così via dicendo. Quindi è necessario, a mio parere,
basarsi sempre, diciamo, su dati concreti e analizzarli in modo assolutamente rigoroso. No, brevissimamente. È evidente che a questa tavola io non rappresento la parte della tavola rotonda giuridica, perché voglio dire, siete tutti magistrati, ho studiato lettere, quindi non mi avventuro. Io ho parlato di discorso culturale, e allora è vero, e io voglio dire mi fermo lì su quanto ci insegna la Cassazione, però secondo me sotto il profilo culturale va e sto parlando sotto il profilo culturale da cittadino, va combattuto tu cur, o comunque voglio dire combattuto, va stigmatizzato tu cur l'imprenditore che si avvicina in un certo qual modo alla criminalità organizzata. Cioè, io credo che l'errore che facciamo molto spesso è vedere la realtà solo sotto l'aspetto giudiziario. Ci sono tutta una serie di cose, di comportamenti che non saranno reato, ma che sono assolutamente sconvenienti. Non parliamo poi se ovviamente si pensa di voler ricoprire incarichi pubblici. Cioè, voglio dire, un politico che va a cena con un mafioso potrà pure non essere reato, però è qualcosa di assolutamente sconveniente. Quindi il mio discorso non era ovviamente sotto il profilo giuridico, ma perché non mi metto assolutamente sul campo, ma era, e l'ho detto, sotto il profilo culturale di quella crescita che il territorio deve fare in primis sotto quella storia. Poi discutiamo per capire praticamente come si può avere un profilo culturale un po' diverso per poter uscire da questo impasse, perché sennò poi restiamo chiusi tra quella che può essere una dimensione giuridica che ha la sua valenza, perché voglio dire la Cassazione, e quello che può essere un discorso più giornalistico che però deve trovare una risposta all'interno di una reazione della comunità. Direi no? Civico e sociale. No, giornalistico, che deve trovare una risposta della reazione della comunità, e quindi ci sono anche soggetti che soggiacciono, non sono praticamente solo, voglio dire, gli imprenditori, cioè è un contesto molto più ampio, molte volte c'è anche un contesto difficile nel quale uno è strozzato dallo stesso contesto, cioè è un discorso molto, secondo me, importante da applicare. Io darei ora la parola all'onorevole Ferri. Intanto buonasera a tutti, e mi scuso con gli organizzatori e gli attori tutti presenti per il ritardo nell'arrivare qui a Maratea. Devo dire che anche durante il viaggio ho ripensato. La incontreremo in un certo che ora. Lungo. No, ho ripensato a Nunu, alla Nunu Calabretta, che molti di voi qui sicuramente hanno conosciuto anche meglio di me, e però ho provato a ricostruire anche i momenti di incontro che ho avuto insieme a lei, a Luciano, a Renato, che abbraccio, perché quando se ne va una persona così speciale come era Nunu, è chiaro che il distacco è sempre così forte e doloroso, di fronte al quale è difficile trovare delle parole. Volevo, quindi sono qui con grande piacere, intanto per questo primo premio dedicato a Nunu, che penso che fosse la vitalità in persona, perché era sempre solare, ottimista. E ricordo anche un incontro proprio in Toscana, a uno dei convegni del Centro Studi di Mimmo Ammirati, insieme, no? Aveva sempre una parola di ottimismo, di coraggio, ma anche di attenzione, ed era un motore. Io, quando ho saputo della morte di Nunu, ho pensato a Luciano e Renato, perché sapevo e avevo percepito tutte le volte che l'avevo incontrato la presenza importante nel contesto familiare, negli affetti e anche nelle essere motore, sia nei confronti di Luciano che di Renato, anche nei momenti difficili che ciascuno di noi può avere nel percorso, nel nostro percorso. E invece lei aveva sempre le idee chiare e aveva sempre quella parola giusta che ti portava a guardare la vita e a guardare gli obiettivi, il percorso, anche sotto un'angolatura diversa, e con quello spirito determinato, efficace, ma anche di ottimismo. Quindi io ringrazio Luciano
per avermi invitato, per avermi consentito oggi di essere qui al primo premio dedicato a lei, che poi è l'occasione anche per parlare di temi come i relatori e gli amici che hanno parlato prima hanno già detto, a temi importanti che riguardano la criminalità, che riguarda anche il percorso professionale importante di Luciano, che sempre collegato a Nunu ha fatto anche dei sacrifici, perché prima Oreste Lopomo ricordava quando era procuratore di Paola, oggi c'è per Paolo Bruni, e quindi anche quando Nunu ha sempre fatto un passo indietro per consentire anche a Luciano, come quando è andato a fare il procuratore di Paola, di allontanarsi dalla famiglia per un senso del dovere, un senso civico, un senso istituzionale di una carriera che Luciano ama e ha sempre amato, e chiaramente ha potuto fare anche questi percorsi grazie a Nunu, che ha fatto sacrifici per lei e per la famiglia, per consentire a Luciano di essere in prima linea in un territorio come quello di Paola, certamente non facile e difficile. Quindi penso che aver unito il premio a questa tavola rotonda e tratteggi quella linea, quel confine e quella anche voglia che aveva Nunu di credere nella giustizia, perché si è sacrificata lei in prima persona, ha lavorato sia come madre che nei suoi percorsi professionali, il doppio, avendo un marito molte volte lontano per appunto impegni di lavoro, e quindi ha unito questo ricordo di Nunu e questo premio a questa tavola rotonda e a questo senso di giustizia. Quindi grazie Luciano e Renato per avermi invitato e regalato l'occasione anche di ricordare insieme a tutti voi e al Centro Culturale questa giornata e questo ricordo di Nunu. Grazie davvero di cuore. Venendo all'argomento, io mi scuso con chi non ho ascoltato e ringrazio tra l'altro Antonio Lepre, perché insieme a Luciano poi ha curato l'organizzazione, la tavola rotonda, e oggi all'Osservatorio del Consiglio Superiore della Magistratura, che penso che sia fondamentale anche per quel prima parlavate di carenza di organico, di procure che purtroppo non si riempiono. Io l'ho vissuta negli anni del Ministero della Giustizia, quando molte volte queste sedi, coordinandoci col CSM, dovevi dichiararle disagiate, dando gli incentivi economici, che però poi crei anche una disparità, perché poi c'è chi magari è lì da anni e si vede arrivare il collega, però è l'unico incentivo per attirare e coprire le sedi. E quindi negli anni anche del Ministero, col CSM, abbiamo fatto questo lavoro, e ora lo rifarete certamente, perché penso che sia fondamentale dare degli incentivi per cercare anche di portare in questi uffici persone con esperienze, perché voglio ricordare anche l'importante esperienza di Antonio, che quando un periodo è andato a Paola come sede disagiata, ha avuto modo di osservare, e il procuratore Bruni ne è testimone, quanto sia importante affiancare i giovani magistrati, i MOTTE, perché oggi queste sedi sono coperte solo dai giovani magistrati. In questi giorni tra l'altro hanno preso servizio diversi magistrati in tutta Italia dell'ultimo concorso, e quindi i giovani magistrati che hanno bisogno in posti difficili come Paola, come la Reggio Calabria, Catanzaro, ma altri anche posti, oppure Lago Negro al confine, quindi tra due regioni come la Basilicata e la Calabria, hanno bisogno di punti di riferimento, e molte volte in questi uffici manca anche il capo, perché abbiamo vissuto anche in questo ufficio, la procura di Lago Negro, oggi c'è il collega amico Donadio, però per un periodo lungo sono procure che rimangono scoperte, quindi arrivano questi giovani MOTTE, bravissimi, che ha studiato, che però hanno bisogno di un'esperienza sul campo,
e quindi ecco la necessità di affiancare magistrati con esperienza. Quindi io mi auguro, siccome le prossime vacanze saranno coperte solo dai motte che arriveranno tra un anno e mezzo rispetto a quelli che sono arrivati oggi, mi auguro che in questi uffici giudiziari il Ministero col CSM possano ridar vita a tutte queste sedi disagiate che consentono agli uffici di essere coperti, così come che siano banditi nuovi concorsi. Ora ce n'è uno che sarà che saranno le prove espletate a giugno, ma c'è la necessità di bandire altri concorsi per cercare comunque di coprire l'organico. È importante perché però i grandi sistemi, e quindi parlare di lotta alla criminalità, se non diamo le risorse, ed entro nel tema brevemente, quindi forze dell'ordine, mezzi, assistenti giudiziari, personale amministrativo, magistrati, diventa difficile. E quindi dobbiamo, lo Stato, le istituzioni, per avviare anche quel cambio culturale di cui si parlava prima, io da cittadino, se vedo che la mia procura è deserta, che manca il capo, che mancano i sostituti, diventa difficile pensare che lo Stato sia presente nella lotta contro la criminalità. L'altro tema, si parlava prima di imprese e di imprenditore al limite, frequentazioni sotto copertura e che chiaramente è un confine sempre sottile, e io porto un'altra esperienza e penso anche ai lavoratori, perché il tema è anche chi lavora in queste imprese. E allora noi abbiamo vissuto la fase della gestione dei beni confiscati, delle imprese confiscate. Se noi come Stato, e noi abbiamo fatto la riforma del codice antimafia e ora stiamo lavorando, e mi auguro che si porti avanti questo lavoro con l'aiuto della magistratura, ma anche una mentalità imprenditoriale che deve avere lo Stato, perché se io la magistratura correttamente mi confisca un'azienda o un'impresa che ha 600 dipendenti o 400, 100, 5, 3, e questa impresa nel momento in cui la gestisco io Stato, mettendo il commissario, non riesco a tenerla sul mercato e porto a licenziare i lavoratori, a non pagare i fornitori, ecco che si crea un problema, perché il cittadino, il lavoratore ha un messaggio sbagliato, perché dice come un momento in cui c'è un imprenditore che è stato giustamente arrestato e funzionava tutto, nel momento in cui mi commissariano, così come quando confisco un immobile, per avviare quel cambio culturale, dare una presenza dello Stato forte, noi ci dobbiamo fare le caserme, dobbiamo farci gli ospedali, dobbiamo darle alla collettività. E in questo periodo quante, anche giustamente, ma anche in queste realtà, i beni confiscati vengono dati anche nel mio territorio, perché poi quando si parla di mafia, camorra e 'ndrangheta non si deve parlare solo di sud, perché anche il nord, io vengo dalla Toscana, se penso alla Versilia dove c'è tutta l'economia e comunque dove c'è il business, per non parlare della Lombardia, oggi chi investe e chi vuol riciclare il denaro va nei territori dove puoi fare il business e puoi investire, quindi riguarda un po' tutto il territorio nazionale, e quindi devi dare questa risposta. Quindi noi dobbiamo porci il tema, per essere efficaci nella lotta contro la criminalità economica, anche come andiamo poi a riutilizzare i beni, perché se io sequestro, e tempo fa mi segnalavano nel Senese una tenuta che era in mano alla camorra, alla mafia, alla 'ndrangheta, e a un certo punto il cittadino la vede lì confiscata, sequestrata per anni, dove non ci vede più niente, ci vede l'erba alta che intanto cresce, è chiaro che diamo un messaggio sbagliato. Allora il compito delle istituzioni, il compito della politica, il compito anche dell'opinione pubblica e anche della stampa è denunciare questi casi. Ben venga il giornalista che nel vedere questa tenuta che intanto con i cespugli cresce e solleciti l'attenzione della politica e delle istituzioni, dire ma cosa ne fate? Come la investite? Come la riutilizzate? E far capire alla collettività che quando interviene la magistratura e la polizia giudiziaria
e quando c'è un intervento dello Stato dal punto di vista della lotta alla legalità, contro l'illegalità, e quindi a tutelare appunto l'impresa, il bene, c'è subito un piano di azione che sia efficace e che sia e che consenta al cittadino di essere. Perché ad esempio non basta diciamo confiscare, no? Anche nella logica dell'affidamento dei beni confiscati bisogna poi pensare ad un business plan, perché non basta essere bravi per poter poi gestire un'impresa, cioè voglio dire, è anche un problema civile, amministrativo. Giustissimo, se pensiamo come la criminalità, a proposito di criminalità economica, si inserisca purtroppo nelle vendite e anche nei fallimenti, pensiamo alle esecuzioni immobiliari. Quante volte, io mi ricordavo un tribunale dove lavoravo io a Massa, zona dove dovrebbe essere tranquilla, ogni volta che c'era qualche vendita di bene di immobile particolare, c'era la bomba in tribunale. A un certo punto dovete andare via, c'era la bomba, è arrivata la telefonata. E chiaramente poi, sai, lo scherzo o non lo scherzo, la preoccupazione delle forze dell'ordine giustamente di farlo accomodare, si esce tutti, l'invio di tutte le udienze. E chiaramente poi questa bomba nessuno la trovava mai. Ogni volta si ripeteva questa cosa, chiaramente nessuno si assumeva la responsabilità di dire è un falso allarme questo. E chiudo dicendo, come cogliendo lo spunto del dottor Lopomo, che il tema riguarda anche la giustizia civile, perché pensiamo alle estorsioni, ai prestiti, ai crediti, al pagamento di debito credito e a tutto quello che comporta nella vita e nell'attività di un imprenditore, e quando chiaramente se io sono in difficoltà e ho bisogno di un prestito, oppure ho bisogno di un e non so da chi andare, vado in banca e non me lo danno, perché comunque sappiamo quanto sia difficile, anche giustamente ci sono le garanzie, è chiaro che in quel momento l'imprenditore in difficoltà a due strade, no? Molte volte si trova davanti e chiaramente la criminalità se ne approfitta e si inserisce nella difficoltà dell'imprenditore, nei ritardi anche della giustizia per quanto riguarda il contenzioso, per quanto riguarda il riconoscimento di un credito, per quanto riguarda un pagamento. Quindi dobbiamo agire su più piani, partendo da una giustizia civile che funzioni, da una legislazione, e lo dico al legislatore, che aiuti l'impresa in crisi, perché noi dobbiamo intervenire. Ora, nella scorsa legislatura abbiamo fatto la riforma Rodolf sulla crisi d'impresa, che tra l'altro questo governo sta portando avanti perché riconosce l'importanza, e sulla crisi d'impresa aiutare l'imprenditore che è in difficoltà. Quindi lo Stato e le istituzioni devono aiutare l'impresa in difficoltà, non quando è fallita. Perché quando è fallita non recupera più niente, non recupera più lo stipendio del lavoratore, il fornitore, e quindi un sistema che non funziona. Se invece noi, lo Stato è in grado di dare una legislazione, di coinvolgere tutti gli attori per aiutare le imprese in crisi, è chiaro che il problema... Sta capitando anche sul piano dell'editoria, cioè abbiamo il caso della Gazzetta del Mezzogiorno, con le quote sostanzialmente sequestrate, i colleghi che stanno perdendo il posto di lavoro. Capito, quindi sono temi sui quali dobbiamo avviare, quindi ci vuole certamente un cambio culturale, ci vuole certamente una società che sia consapevole e che avverta il funzionamento e l'efficienza di tutte le istituzioni, e nello stesso tempo una legislazione che semplifichi, come il tema, e chiudo veramente, della semplificazione e meno burocrazia. Perché anche lì, perché quando si parla di criminalità economica bisogna parlare di appalti, di corruzione, e si infiltra appunto dove c'è il business. E allora se io per avere una licenza impiego 3 anni, 4 anni, perché e questo mi mette il bastone, questo qua e questo là e tutte le difficoltà, è chiaro che poi l'imprenditore si guarda intorno e si avvicina a quello che chiaramente lo vuole attrarre e gli offre una strada alternativa, non legale, più semplice e più diretta, che poi portata magari, che porta reati come quelli di turbativa d'asta, corruzione, e che quindi si inseriscono in questo contesto. Quindi quando si parla di criminalità economica, che oggi è il business, mi pare che nel 2016 addirittura si parlasse di 210 miliardi di euro il business della criminalità economica legato al malaffare,
pensate quante finanziarie si possono fare con queste somme e quante meno tasse, meno fiscalità si potrebbe avere nel nostro paese se si recuperasse, se si recuperasse questo denaro che oggi viene riciclato, reinvestito in maniera non corretta con le conseguenze che ci sono. Perché oggi bisogna avere più paura della criminalità economica, perché è il vero business, oggi la criminalità non investe più nel sequestro di persona che sequestrava e poi si faceva ridare i soldi, sì, col traffico di droga ancora c'è un business importante, ma quello che più attira la criminalità sono proprio gli affari e il mondo dell'economia. Quindi per un'economia sana dobbiamo davvero costruire questa rete che ha più protagonisti e deve essere davvero un gioco di squadra e che parta anche dalla scuola, dall'educazione, dal far capire anche ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, cosa vuol dire legalità, e forse anche nelle scuole bisogna parlare ancora di più di educazione civica, di costituzione e di valori della legalità. Grazie e scusate. Grazie, onorevole Massimo Ferri. Io un quarto d'ora, perché ho una indicazione anche precisa rispetto ai tempi, per un secondo giro, partendo proprio dalle cose che ha detto l'onorevole Ferri, con riferimento specifico anche al ruolo delle agenzie educative, no? Che è un ruolo importante. Questo è un paese dove ci siamo anche dimenticati dell'educazione civica a scuola, ma non solo come elemento strutturale dal punto di vista didattico, ma come elemento di civiltà sociale, non solo giuridica. La verità è che l'educazione civica dovrebbe partire dalle piccole cose, no? dal pagare una multa, no? Dal rispetto degli atti minimi, che sono sostanzialmente importanti. Però c'è un dato che vorrei approfondire sulla base anche di questa piccola chiarezza che c'è stata sul discorso del consenso sociale alle mafie, no? Per chiedere fino a che punto si può anche entrare nella logica di tentare di trovare un modo per rompere anche questa sottile differenza, no? Tra il consenso e la concessione dovuta ad una situazione sostanzialmente di difficoltà. È certo un fattore culturale, però non riguarda praticamente solo la magistratura. Mi è piaciuta l'indicazione dell'onorevole Ferri quando ha detto bisogna far rete, no? Io parlo anche della mia categoria, cioè spesso la nostra non deve essere una categoria semplicemente di denuncia to cure, dovrebbe essere anche una categoria fatta di persone che si devono rendere anche parte di questa legge, nella logica anche di costruire un percorso di società. E spesso invece noi siamo ai margini o abbiamo una logica omissiva o di denuncia to cure. E io anche su questo vorrei chiedere il vostro parere, partendo dal consigliere Lepre. Allora, io ho ascoltato tutti gli interventi e le considerazioni del nostro moderatore e diciamo io ho un tipo di postazione che tenta di essere sempre pragmatica. Allora, tentiamo di capire da un punto di vista poi pratico che cosa è possibile fare, perché dei problemi sono stati evidenziati e anche prospettati con delle soluzioni, come particolarmente l'ultimo intervento dell'onorevole Ferri, che peraltro quando era sottosegretario alla giustizia, il ministero dove era sottosegretario, ha preso di petto il problema della legittimazione al nuovo trasferimento dei magistrati, allungando il termine minimo di permanenza obbligatorio in 4 anni. La magistratura ordinaria è l'unica magistratura che deve restare nelle prime sedi almeno 4 anni, la magistratura contabile e amministrativa dopo 1 anno, 2 anni possono andare via. Quindi mi piace scendere su questo terreno anche più operativo. Allora, cosa significa fare rete? Io, a costo di apparire diciamo anticipatamente ateroscherotico, ritorno sull'argomento della cultura e della scuola. E della presenza dello Stato, che non significa solo manette, carceri e così via.
È molto pericolosa la semplificazione e la confusione tra etica, morale, diritto, e alzare l'asticella rispetto alle pretese di una società che vive in una dimensione estremamente repressa e dove la violenza, perché noi poi edulcoriamo nei nostri discorsi, ma la criminalità organizzata è violenza, è aggressione, è minaccia alla nostra incolumità, alla nostra serenità. Quindi io penso che uno Stato civile non può pretendere atti di eroismo da parte dei cittadini. I cittadini hanno il diritto di essere normali, di essere anche un po' vigliacchi ogni tanto, perché c'è un patto sociale, è il contratto sociale che nasce come principio fondante proprio sulla sicurezza. Mi diceva una volta un sostituto procuratore, a dirti di Ippolito, che praticamente la paura va rispettata. Ricordo anche Ayala quando fu ucciso Borsellino, disse: maledetto il paese che ha bisogno di eroi, perché significa che sta già perdendo se ha bisogno di eroi. E allora come si fa a rete? Noi ci dobbiamo porre un problema serio: che tipo di cultura vogliamo, su quale tipo di cultura vogliamo investire? Su questo il Consiglio Supremo della Magistratura, dal suo punto di vista, e la magistratura, insieme al contributo culturale del giornalismo, dei professori, delle persone di tutti i giorni, deve contribuire per avere un paradigma culturale molto differente da quello che oggi è dominante in Italia. Noi abbiamo un paradigma burocratico-autoritario. Tendiamo a risolvere le questioni imponendo tutta una serie di cose. Allora, come si risolve il problema della scuola, il problema di far investire, il problema di far restare i magistrati? È un problema enorme, perché aumenti la legittimazione a 4 anni, che è una cosa giusta sotto il profilo del bene comune, ma certo hanno fatto il massimo che potevano fare. Io posso condannare uno a dire ci stai 15 anni, 20 anni, no? Talmente evidente. Allora noi dobbiamo passare, una volta capita che lo sforzo, da un punto di vista autoritario oramai ha raggiunto il massimo, dobbiamo passare a un modello culturale incentivante e usare una parola che in questo paese non piace a nessuno, o meglio piace, ma poi l'attuazione non piace a nessuno, che è la parola meritocrazia. O noi introduciamo una cultura incentivante, che non è solo quella economica, perché poi, come appunto diceva l'onorevole, scusatemi, Cosimo, ci conosciamo da troppi anni, stiamo invecchiando assieme, quindi siamo amici, come preferisco chiamarlo Cosimo, così come chiamo Luciano e Pierpaolo, giustamente poi si creano delle situazioni un po' surreali negli uffici, perché a parità di funzioni, a parità di sacrifici, c'è quello che guadagna abbastanza di più rispetto a quello che ha lo stipendio a base, e questo crea anche delle forme di disparità. Il modello deve essere certamente come di media sociale, no? Cioè, perché facciamo le stesse cose e tu guadagni di più. Allora, il discorso qual è? Che è anche per la scuola, le università. Noi parliamo sempre: per aiutare l'impresa dobbiamo defiscalizzare, dobbiamo usare la leva fiscale. Benissimo, per favorire il meccanismo della giustizia, secondo me bisogna fare due cose. Su questo anche il Consiglio può farlo, ma non è facile, perché il problema non è tecnico, è un problema culturale. I veri incentivi sono di carriera. Io ti devo dare degli obiettivi, ti devo dire resta un certo tempo, se tu hai dei certi risultati che te vanno prefissati, degli obiettivi, raggiungi quegli obiettivi, ti premio con dei modelli meritocratici, vale a dire, non è che devi diventare presidente di sezione del Tribunale di Milano o di Napoli necessariamente a 65 anni, quando poi fondamentalmente, con tutto, per carità, il rispetto eccetera, è chiaro che stai già avendo una prospettiva verso non la continuazione della carriera. Ma ti posso premere anche a 50 anni, 55, 45, per carità, nel rispetto dell'anzianità e delle esperienze. O noi favoriamo un modello, e così il professore di scuola va favorito economicamente, ma gli si va data anche una prospettiva di crescita professionale, così il professore universitario, e così all'imprenditore va detto evidentemente che investire in certi posti può avere certi tipi di vantaggi. Ma noi possiamo fare tutti gli incentivi fiscali del mondo, se non abbiamo un tessuto sociale in grado di
comprendere l'importanza di un'impresa, l'importanza di un incentivo e di una meritocrazia, sinceramente io non penso si vada molto lontano. Così, e chiudo questa mia parte di intervento, la magistratura può fare moltissimo abbandonando un modello organizzativo che è ancora molto burocratico, ma anche questo, senti dei dibattiti televisivi, i magistrati non stanno mai in tribunale, non stanno in udienza, si fanno questi servizi, tutti gli uffici vuoti. Allora, io più stavo in tribunale, meno lavoravo, perché il lavoro del magistrato è un lavoro purtroppo di studio, di carte, di fascicolo, è un lavoro da topo di biblioteca, un lavoro del resto che ti stressa sotto il profilo, ti isola. In procura che necessariamente bisogna starci di più, mi ricordo che per Paolo ci mettevamo a studiare le indagini delicate alle 8 di sera in poi, perché fino a quel momento non riuscivi fondamentalmente a, non è che non facevi tante cose, ma non facevi squisitamente la tua attività. Allora noi dobbiamo favorire dal Consiglio Superiore della Magistratura un modello meno burocratico, dire a questi ragazzi, guarda che tu puoi avere, ma anziché 3 udienze a settimana, che si fa scena ma poi nella sostanza fa poco, te ne faccio 1 o 2, ma devi portarmi i risultati. Dobbiamo passare da una logica di controllo burocratico, quante ore, quanti minuti, quante cose dici, io voglio raggiungere il risultato A, B, C, D, più o meno ti organizzi in un certo modo che rispetti ovviamente una presenza inevitabile che ci deve stare e vediamo come si va avanti. Poi l'ultima cosa, c'è sempre una giustizia che resta come se non esistesse, è accennato sempre Cosimo prima a una problematica enorme, che è la giustizia amministrativa. Ma esiste o non esiste questa giustizia? Si parla sempre della giustizia, ma non che me, perché? Non è che lo dico perché mi dà fastidio, perché il problema di ottenere la licenza, di ottenere l'autorizzazione, noi siamo ossessionati dalla corruzione, bisogna che pensiamo di combattere la corruzione inventandoci pene su pene su pene su pene. Quando scatta la giustizia penale significa che la corruzione si è consumata, ma se la corruzione si è consumata il danno si è già verificato, quindi lo metti in galera ma il danno l'hai già fatto. Allora se noi consentiamo al giudice amministrativo, al giudice ordinario, secondo me si potrebbe consentire molto di più, una tutela reale, se non ti dà la licenza anziché annullare c'è un giudice che te la rilascia la licenza, probabilmente noi evitiamo pure di dover dare qualcosa al burocrate affinché ci sblocchi la pratica, perché guardi caro Colopomo, qua si parla sempre dei politici, ma secondo dal mio punto di vista che non vale niente, la vera corruzione è nella burocrazia. Allora, andiamo avanti con Claudio Locorda, anche rispetto alle cose che ha detto il dottor Lepre. Assolutamente. Io sarò breve, pur toccando, secondo me, i due aspetti. Ovviamente sono d'accordo con quanto ha detto il consigliere Lepre. È evidente che quando interviene l'azione penale, se il penale interviene su una patologia, no? Cioè su qualcosa che già si è consumato, quindi si deve ovviamente lavorare sulla chiamiamola prevenzione. Io credo che la criminalità organizzata sia organizzata non solo, diciamo, da codice penale, ma sia organizzata assolutamente nei fatti. Viceversa, c'è uno Stato che la combatte, che invece è molto disorganizzato. Sotto il profilo della, e chiuderò sull'aspetto esclusivamente sociale, sotto il profilo della repressione, secondo me bisogna capire una cosa, o meglio, riconoscere, tra virgolette, dei meriti. Le mafie, la criminalità organizzata, purtroppo ci ha insegnato che comprende i fenomeni sociali molto prima, spesso, della, la chiamo classe dirigente in senso ampio, altrimenti non sarebbe in grado di sfruttare i flussi migratori, non sarebbe in grado di essere all'avanguardia anche sotto il profilo talvolta tecnologico sulla criminalità economica. Ormai, voglio dire, le transazioni ovviamente non si fanno più con la valigetta piena di soldi, ma si possono fare anche a migliaia di chilometri di distanza. È stata capace prima di tutti a sfruttare e lucrare quella che potremmo chiamare l'economia del vizio, le sigarette, poi la droga, poi la prostituzione, il gioco d'azzardo, tutta l'economia
del vizio. Viceversa, c'è uno stato, secondo me, che molto spesso arranca, ma arranca non sotto il profilo della repressione, spesso sotto il profilo proprio degli strumenti da fornire ai magistrati, perché noi spesso quando la giustizia non funziona ce la prendiamo con la magistratura, dimentichiamo che le leggi non li fanno i magistrati, che non hanno nemmeno questo compito, così come molto spesso, almeno io vi parlo della mia esperienza in Calabria, a Reggio Calabria, dove lo Stato ormai è il, come dire, la prima fonte di reddito, perché la maggior parte delle aziende sono sotto sequestro, e quando chiudono si dà la colpa allo Stato, alla magistratura, dimenticandoci che il compito costituzionale della magistratura non è quello di, ovviamente, di creare posti di lavoro, ma di reprimere reati. Dopodiché sulla chiusura, per esempio, dei centri commerciali, comunque delle aziende che vengono sequestrate, è vero, verissimo, che molto spesso si inserisce anche dopo il sequestro, la confisca, inadeguatezza da parte di chi li gestisce, talvolta corruzione, però è anche vero che queste sono aziende che vivono totalmente fuori dalle regole del mercato, non di un millimetro. Totalmente, perché è vero, è bella la concorrenza, il libero mercato, ma quando in 500 metri quadrati, in un chilometro quadrato, ci sono 4-5 supermercati, come avviene nei territori dove vivo io, ripeto, viva la libera concorrenza, però forse quelle aziende, quei supermercati, sto parlando dei supermercati per antonomasia, ma potrei parlare di qualcos'altro, forse servono non tanto a offrire un servizio, non tanto a rispondere alla domanda, quanto ad altro. In questo caso ci vogliono anche delle politiche attive di ripristino della legalità in alcune realtà anche produttive, perché ad esempio se viene sequestrato un supermercato resta praticamente il problema sempre dei lavoratori. Allora su questo forse c'è un arretramento complessivo della società. Io anche qui, diciamo, non si può pensare ad un certo punto, dice, è sequestrato, questi sono tutti disoccupati, bisogna anche rendersi conto che esiste un problema anche. Vi posso dire una cosa molto ma molto anche netta. Secondo me il lavoro che somministra l'azienda mafiosa non è il lavoro, cioè noi lo chiamiamo lavoro per usare una parola sola, ma sottopagare le persone, pagarle in nero, avere scritto in busta paga una cifra e poi percepirne un'altra o doverla restituire al datore di lavoro, lo chiamiamo lavoro perché ci piace chiamarlo lavoro. Il lavoro, quello sancito dalla Costituzione, secondo me non è quello. È chiaro che nel momento in cui interviene un amministratore giudiziario, non dico bravo, mediocre, in primis deve regolarizzare, è l'ABC, regolarizzare i lavoratori, e già i costi schizzano. Ha chiusure da parte degli istituti bancari, che fin quando c'è l'azienda mafiosa sono assolutamente disponibili, quando interviene lo Stato iniziano a essere cavillosi. I fornitori, che quando c'è l'azienda in odor di mafia accettano pagamenti a 90 o 120 giorni, quando interviene lo Stato li vogliono a 30 giorni, cioè, e potrei andare all'infinito, è totalmente fuori dalle regole del mercato, non di mezzo centimetro, di chilometri, e quindi poi si crea l'enorme falso storico, ma le mafie vivono di falsi storici, che è appunto la mafia crea lavoro, lo Stato lo toglie, quindi sarò veramente brevissimo. Sotto il profilo della repressione, secondo me, bisogna cambiare il registro, mi spiego, sempre su base della mia esperienza. A Reggio Calabria e dintorni, negli ultimi anni, sono stati arrestati praticamente tutti i latitanti, i grandi latitanti, parlo di famiglie che appartengono al gota della criminalità organizzata italiana, che si relazionavano con i corleonesi, non parlo di famiglie di medio-basso rango. Sono stati sequestrati decine di milioni di beni, direi forse quasi miliardi di beni ai mafiosi. Eppure io non posso dire che la criminalità organizzata calabrese sia in crisi, con particolare riferimento a quella
Regina, ovviamente. Perché? Perché io all'inizio ho parlato di sistema 'ndrangheta. I sistemi criminali sono così radicati, così incancreniti, che riescono a sopravvivere anche all'arresto di Don X o del padrino Y. Riescono a sopravvivere alla morte, talvolta violenta, talvolta naturale, perché muoiono anche loro. Perché un sistema così oleato, così organizzato per l'appunto, che la classe dirigente, il sistema, che prima dialogava, ma non lo so, posso fare qualche nome, con Don Mommo Piromalli a Gioia Tauro, o con Paolo De Stefano a Reggio Calabria, sono morti da 20 anni, forse più, anzi Paolo De Stefano è morto da 85. Non posso dire che i De Stefano siano indeboliti, e tutti i figli sono stati arrestati. Quindi secondo me si deve alzare il livello di repressione appunto sui livelli più alti, su quei sistemi che sono nati almeno da una 50 anni e che si rigenerano a prescindere dalla presenza sul territorio del boss X. Poi è chiaro, sono esseri umani, ci sarà un boss più capace e un altro meno capace, ma comunque il percorso andrà avanti. Concludo sull'aspetto sociale, datemi veramente un minuto. Si parlava prima di asticelle da alzare. È vero che non si deve chiedere al cittadino di essere eroe, però io non vorrei nemmeno che si abbassasse l'asticella dell'indignazione sotto tutti, non parlo da solo di mafia, cioè quello che ci indignava ieri, se ci indignava avere 2 sacchi della spazzatura non raccolta sotto casa, domani magari dovranno essere 4, dopodomani ancora 6, dopodomani ancora 8, per essere notati. Ma adesso, ad esempio, però le agenzie educative su questo dovrebbero... Non c'è dubbio, però l'indignazione è un percorso anche collettivo, da qui sono d'accordo ovviamente di non chiedere al cittadino di essere eroe, e quindi deve essere la collettività. Concludo con una frase, io come vi ho detto ho studiato lettere, però mi piace più citare i film che non gli autori, i grandi autori. E c'è un film che è con Al Pacino, si intitola Ogni maledetta domenica, è un film sul football americano, ovviamente è un film americano, quindi c'ha tutta la retorica tipica americana, in cui questo allenatore, prima di una partita decisiva, fa questo discorso alla squadra, sembra quasi un discorso su un campo di battaglia, non in uno spogliatoio, e gli dice però una cosa secondo me sacrosanta. Gli dice: noi oggi o risorgiamo come collettivo o saremo annientati individualmente. Secondo me è tutto qui. Grazie. Grazie. Penso che ovviamente non ho nessuna ricetta da suggerire a chi che sia, perché non ce n'è, non sono proprio, non ho l'autorevolezza per farlo, però ho la breve esperienza, mi sono occupato per qualche anno di criminalità organizzata, e nel corso degli anni ho registrato un mutamento di comportamento e di approccio da parte della criminalità organizzata rispetto alla società, alla collettività, all'imprenditoria e anche alla politica. Perché il 416 bis nasce in un periodo in cui c'erano degli omicidi, c'era una guerra di mafia, quindi c'era la mafia che minacciava. Adesso l'approccio è diverso, è solo da un'analisi dei dati fattuali si può provare, ma soltanto provare a suggerire delle ricette. Adesso la mafia non minaccia, la criminalità organizzata non minaccia più, la criminalità organizzata corrompe, cioè la criminalità organizzata non ha più bisogno di minacciare il dirigente piuttosto che il politico, ma lo corrompe. Quindi intanto si potranno ottenere risultati seri e apprezzabili, seri in quanto vi sia un binomio tra criminalità organizzata, meglio lotta alla criminalità organizzata e lotta alla corruzione,
Poi lotta alla corruzione è una semplificazione, perché non è solo soltanto il reato di corruzione quello che consente alla criminalità organizzata di alimentarsi, cioè la turbativa d'asta, piuttosto che la frode in pubbliche forniture e così via dicendo. Quindi probabilmente c'è bisogno di questo nuovo approccio, diciamo, alla soluzione del problema, e questo può avvenire solo se ogni procura ha un modello strategico di lotta, non mi piace usare il termine lotta alla criminalità organizzata perché evoca la lotta a fenomeni, e noi magistrati non abbiamo nessun titolo per fare la lotta a fenomeni, noi dobbiamo perseguire il singolo reato e raccogliere le prove, e se le prove ci sono portarle appunto a processo. Però per semplificare, diciamo, c'è bisogno di modelli strategici e modelli anche di dialogo. Ecco, fare rete probabilmente, anzi sicuramente a mio parere, impone un costante dialogo tra le istituzioni e prima tra tutte le varie forze dell'ordine, procure che si occupano, diciamo, di fenomeni, ripeto, non mi piace il termine, di criminalità organizzata e di corruzione. Faccio un esempio. Per uscire fuori, diciamo, dalla Calabria, quindi facciamo un esempio di carattere generale, se la procura di Termini Imerese procede per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e quindi tutta una serie di reati societari a carico di un gruppo che opera anche all'estero con una serie di società scatole cinesi, e non trova alcun elemento di collusione con la criminalità organizzata, porterà a processo quel gruppo per il reato di bancarotta, riciclaggio e così via dicendo. Ma probabilmente la procura di Palermo, tra 6 anni, 7 anni, qualora dovesse venire fuori un collaboratore di giustizia che fa riferimento a quelle vicende, non ha nella banca dati SIDNA, che è delle procure distrettuali e della procura nazionale antimafia, quegli elementi. Certo. Io dico cose banali, ma sono cose tecniche, cioè io faccio il magistrato, insomma. Quindi manca, quindi probabilmente bisognerebbe istituzionalizzare un sistema di travaso di dati anche dalle procure circondariali alle procure distrettuali, non renderlo facoltativo in base a rapporti amicali tra i procuratori o tra i sostituti, ma creare un sistema di implementazione delle banche dati SIDA che raccolga anche tutto ciò che riguarda la criminalità economica e anche la corruzione. Cioè, sì, ma noi siamo molto più avanti, diciamo, rispetto a molti altri paesi. E poi su questo cosa? Sì, guardi, noi siamo molto avanti, devo dire, non possiamo lamentarci della carenza di strumenti, sia normativi, sicuramente perfettibili o migliorabili, sia di strumenti, diciamo, investigativi, e soprattutto, proprio per parlare di moduli e modelli organizzativi, c'è un ventaglio di possibilità anche di svolgere indagini all'estero, squadre investigative comuni, sono istituiti presso i ministeri degli interni, diciamo, degli stati membri, cosiddetti ARO, sono asset recovery office, c'è un sistema di dialogo continuo tra le varie polizie giudiziarie, Eurojust, quindi gli strumenti ci sono, sicuramente migliorabili e perfettibili, ma ci sono. Un'ultima nota, probabilmente, ovviamente la mia è una provocazione, perché la criminalità organizzata, come diceva giustamente il dottore, è così, sembra imbattibile? Perché appunto è organizzata, e aggiungo io, è organizzata così bene che si basa sul criterio che purtroppo, diciamo, non caratterizza invece le istituzioni, cioè il criterio meritocratico. Io non ho mai visto un capo mafia che fosse un idiota o un incapace. Cioè, nel sistema deviato della criminalità organizzata, il criterio meritocratico deviato, ovviamente assolutamente deteriore, assolutamente, diciamo, da combattere addirittura con maggiore durezza rispetto a quello attuale, ma
il criterio meritocratico è quello che consente alla criminalità organizzata l'efficacia dell'azione. Al professor Sì. Allora, intanto volevo ripetere due concetti. Si è parlato, Antonio Lepre parlava di organizzazione e penso che sia fondamentale capire come organizzare meglio gli uffici giudiziari e che si collega poi all'altro tema che accennava prima per Paolo Bruni, quello dei dati, dello scambio dei dati. Mi viene in mente, tra l'altro, un progetto che sta seguendo proprio Antonio Lepre, le frodi contro le assicurazioni, perché noi dobbiamo guardare sempre a essere incisivi nell'azione penale, nell'intervento, e capire quanto sia importante non solo reprimere, ma anche il beneficio che ne possono avere i cittadini, non solo nell'affermare la legalità, ma anche pensiamo a tutto quello che si fa e tutto quello che leggiamo nelle cronache giudiziarie per quanto riguarda le frodi all'assicurazione, dove ultimamente si è inserita anche la criminalità organizzata, perché è un altro filone del business che seguono. E poi c'è un aumento delle polizze per tutti i cittadini, tanto che a Napoli una polizza assicurativa costa una determinata cifra, a Udine ne costa un'altra. È chiaro che il cittadino rimane disorientato e non capisce, questo ricade così come i costi che sono appunto a carico della società. E quindi questo deve far pensare. Oggi noi, per esempio, le assicurazioni hanno dei dati che noi dovremmo mettere a sistema e coordinarci. Pensate quando senti dire che un testimone va a testimoniare per 20 procedimenti che riguardano gli infortuni stradali. Allora dico, in tribunale organizziamo con delle banche dati, e se c'è un testimone che va 20 volte a testimoniare per i sinistri stradali, chiediamoci il perché. Allora, questi dati, se le hanno le assicurazioni, ma perché non prenderli? Se ha il tribunale o il giudice di pace di Potenza, ma perché non deve trasmettere questi dati alla procura o a livello di coordinamento? Ecco l'importanza del coordinamento, dell'organizzazione, del fare rete, del condividere i dati. Invece sembra che un ufficio non si parli con l'altro, che qualcuno abbia dei dati che non possa dargli, non so per quale motivo. A volte si invoca la privacy, quando penso che di privacy qui ce ne sia poca da tutelare, ma che debba invece esserci un'azione seria e forte. E allora ecco che il tema organizzazione, banche dati, sia fondamentale, e occorra davvero porre dei rimedi, perché se no, come diceva prima Claudio Cordova, quando diceva da una parte c'è la criminalità organizzata, lo dice la parola stessa, e di qua sembra che ci sia una disorganizzazione. Allora, questo secondo me è fare sistema e fare rete. Io prima parlavo di scuola, di formazione e di educazione, però penso che oggi noi si debba dire grazie al lavoro anche degli insegnanti, perché oggi la nostra scuola, che è certamente una scuola che ci inviano negli altri paesi, aiuta, e molte volte si sostituisce anche alle famiglie, perché non è facile nemmeno per alcuni insegnanti lavorare in alcuni contesti. Pensate che oggi, dal punto di vista giurisprudenziale, il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, per esempio, toglie i figli ai mafiosi, agli esponenti dell''ndrangheta, poi li fa decadere dalla patria potestà, e quindi glieli toglie con un indirizzo giurisprudenziale che io condivido forte, però anche dal punto di vista tecnico, perché si dice no, siccome sei mafioso, siccome ti togliamo i figli, gli diamo un'altra opportunità, perché con te no, perché una giurisprudenza coraggiosa che cerca appunto, ci sono anche casi in cui si sono salvati i minori, però è una giurisprudenza. Certamente, le mamme hanno scritto, intervengo perché Reggio Calabria, sì. Le mamme hanno scritto al Presidente Di Bella ringraziando per questo. Ecco, questi sono tutti buone prassi anche giuridiche forti, ma che danno quelle risposte di incisività. Poi penso che i risultati, magistratura e forze dell'ordine, che mi sento di ringraziare, perché comunque
prima Claudio diceva sì, qui si arrestano latitanti, si arrestano associazioni criminali e tutto, e sembra che quasi tutto sia finito, in realtà non è finito niente, però di risultati ce ne sono stati certamente tanti ed importanti. C'è ancora molto da fare, ma non siamo certamente all'anno zero né come risultati né come legislazione, perché la nostra legislazione, se pensiamo a tutto quello che riguarda le misure cautelari anche reali e tutti i procedimenti appunto che portano ai sequestri, alle confische, comunque sono legislazioni avanti e oggi gli strumenti ci sono. Ultimo e chiudo, ringraziando davvero tutti per questo invito e per l'attenzione. Anche quando si parla di organizzazione, le nuove tecniche investigative, perché lo diceva prima Oreste Lo Pomo, oggi non è che ti portano la mazzetta, sì, può capitare che li becchi con la mazzetta e sequestri la mazzetta, oggi c'è tutta una criminalità che avviene sulle internet, sulla rete, trasferisci somme di denaro, società, crei paradisi fiscali, crei delle società satellite, e ricicli denaro, molto avviene oggi con società di comodo, sulla rete, e quindi occorre anche rendere adeguare ai tempi e alla tecnologia tutta una serie di attività investigative che oggi sono sempre più complicate e più difficili e che richiedono anche un coordinamento internazionale, perché se poi il paese dove c'è la società non collabora, c'è poco da fare, perché se poi chiedi al paese satellite, all'Australia o all'altro paese, e dici scusa dammi questi dati, fammi entrare in questi conti correnti e cerchiamo in qualche modo di coordinarli, fammi capire, e non ci sono risposte, è chiaro che diventa difficile dare anche la risposta che ci si aspetta. Quindi io direi che ciascuno di noi nel proprio ruolo sia istituzionale ma quello soprattutto di cittadino possa piano piano e insieme costruire quella rete e quella risposta che penso che sia quella più forte che tutti si aspettano. Grazie e buona festa. Grazie. Allora diamo la parola al professor Sisimi per le conclusioni. Buonasera, per me è motivo di grande commozione essere qui stasera, stante l'amicizia che andava al di là della simpatia, ma che toccava l'ambito empatico, da dove la comunicazione diventa intelligibile, diventa cioè immedesimazione, come avrebbero detto i classici, da Cicerone a Seneca. E la persona che qui stasera ricordiamo è stata proprio un'amica nel senso vero della parola, e le cose che andrò a dire, che sono frutto di riflessioni maturate qui stasera, come il mio costume, io non preparo i testi, sento soltanto e cerco di immedesimarmi anche nell'uditorio per poter formulare solo delle osservazioni o, se volete, delle riflessioni. E in questo lo faccio secondo un grande maestro. Stasera noi abbiamo sentito delle lezioni magistrali, ma intravegna, cioè tra di loro hanno parlato questi magistrati e ognuno ha portato il suo grande contributo di scienza e di esperienza. E ha affiorato un discorso, Lepre e qualche altro, Cordova mi pare, che ha fatto un riferimento, ahimè, fugace, a un fatto che per me invece diventa essenziale. Diceva Michel de Montaigne, scrivendo i saggi, io non ho una lezione da impartire, io non ho una ricetta da fornire, io non ho una via da indicare, io ho soltanto la mia esperienza. E quindi io stasera sono innanzi a voi, innanzi a questo sinedrio, per portare soltanto gli esiti di una lunghissima esperienza, un'esperienza vissuta esclusivamente
nella gioia della cultura, nel servizio alla cultura, nel gusto della storia, e tutto questo nel senso vero di responsabilità che nasce appunto dalla cultura. Il tema è impegnativo, ma anche, potrei dire, con spirito non politico, ovvio, ma è impegnativo perché ha suscitato la stessa problematica della causa e dell'effetto. Ci si è posti il problema se la criminalità è l'effetto e la conseguenza o non la causa di una situazione di crisi che viene limitata da un aggettivo economico. Per me la crisi è soprattutto crisi morale, crisi civile, crisi sociale e per essa crisi economica. Ed allora, proprio in virtù di quello che ho accumulato nella mia lunga e, per grazia di Dio, intensa esperienza, perché ho iniziato la mia vita di studio e di lavoro giovanissimo, e anche a livello poi planetario, perché ho avuto la possibilità di vivere e di girare quasi il mondo intero, ho potuto acquisire delle non certezze, perché queste le lasciamo ai dogmatici, ma soltanto delle sensazioni e delle suggestioni che io mi permetto molto umilmente di proporre, o se volete offrire, con molta, molta umiltà, perché l'umiltà è la prima condizione per poter aprire la bocca e dire qualcosa. E con questo spirito di umiltà io dico che anzitutto bisogna andare alle radici del problema, perché il problema che è stato presentato questa sera ha una letteratura tanto vasta che nessuna biblioteca del mondo potrebbe contenerne i volumi. Ma pensate soltanto tutto ciò che ha significato il meridionalismo e la questione meridionale. Voi pensate ai grandi personaggi del meridionismo, pensate per esempio a che cosa è stato Zanotti Bianco, che cosa è stato Giustino Fortunato, che cosa è stato il nostro poco conosciuto in questa terra Francesco Saverio Nitti. Il sindaco parlava del divario tra nord e sud, c'è una relazione importantissima di Francesco Saverio Nitti che nel assumere la presidenza del governo mette in evidenza con dati alla mano, cioè dati materiali, dati statistici, quale fosse il divario e quale lo sfruttamento, la pressione fiscale fatta a favore del nord e a danno del sud. Tutto questo è stato già detto, è stato detto in una maniera mirabile, tanto che sentendo delle relazioni questa sera mi veniva in mente per esempio una stupenda relazione, purtroppo, ahimè, purtroppo attualissima, di Costantino Nigra. Costantino Nigra viene mandato da Cavour a fare una specie di ispezione, in effetti era una funzione di commissario, nel mezzogiorno appena acquisito all'Unità d'Italia. Ebbene, le cose che dice, parla di mafie, cioè Agostino Nigro parla in maniera esplicita di questo cancro che purtroppo si è inserito nel tessuto sociale del mezzogiorno, e diceva pure che non aveva senso parlare di ottimismo, di visioni così tomaturgiche, perché non c'erano i presupposti, non fuori, non extra, ma dentro, cioè nello stesso meridione, perché il meridione non mostrava nessun segno, nessun intento, nessuna volontà di riscattarsi, di risorgere. Quindi una relazione attualissima, ma il punto è proprio quello di andare al fondamento, cioè come si può contrastare un fenomeno ormai secolare, certamente con la giustizia. Intanto la giustizia non ci può essere per il mezzogiorno diversa da quella non del mezzogiorno. La giustizia, per essere giusta, deve essere uguale per tutti su qualsiasi territorio. Quindi se di giustizia vogliamo parlare, un po' travalicando i limiti giuridici, tecnici, specifici che voi avete brillantemente, magistralmente affrontato questa sera, possiamo parlare di una giustizia anzitutto
ontologica, c'è la giustizia di dare quel che ognuno deve avere. Uno dei principi, voi siete maestri, lo sapete, del diritto romano, uno dei tre, uniquique sum, a ciascuno il suo, è un principio fondamentale. Tutto questo esige conoscenza, la storia, se non si conosce la storia di questa terra, ma non ci può essere nessun sistema giuridico, nessuna norma che possa affrontare il problema nelle radici. Il problema è appunto quello della cultura. La cultura che cos'è? Io non voglio parlare di cultura così da uomo di cultura, quindi con fare accademico. La cultura è concretezza, la cultura è costume di vita, la cultura è il modo di porsi, di comunicare, e la cultura è il modo di affrontare quotidianamente i problemi della vita, che siano il grande affare, la grande impresa o soltanto un rapporto interfamiliare. Questa è cultura. E la cultura che cos'è? Lo dice Tommaso d'Aquino brillantemente. La cultura, l'ha detta di Narita, prima ancora di lui l'aveva detta Platone, la cultura è la luce. Dove c'è la luce ci si può muovere responsabilmente, intelligentemente, consapevolmente. Lux pulcrifica, di qui a sine luce, omnia turpia sunt. Tutte le cose diventano orribili, come la mafia per esempio, quanto non c'è più questa luce. E la luce, questo lo diceva Platone, ti dà la possibilità, ma poi lo ripeteva Bacone, di entrare in una stanza chiusa, a un certo punto, lo dice anche il Vangelo, della famosa torcia accesa, quando si accende un lume, tu sai dove andare, indovini la via che puoi seguire, quali opportunità ti vengono offerte, quali pericoli devi evitare. Questa è la luce. Ma la luce vera della conoscenza presuppone che cosa? Anzitutto il vedere. C'è troppa distanza. Perché oggi c'è questa crisi tremenda? Perché non siamo più abituati a vedere. Se ne parlava con uno. Il vedere vuol dire proprio andare dentro, comprendere l'altro, sentire l'altro, quasi immedesimarsi nell'altro, farsi carico dei problemi dell'altro. Come nel mondo estetico, vedere significa avere la capacità di godere del bello e del sublime kantianamente intesi. Allora la prima cosa è il vedere, e se tu vedi conosci, perché vedere è proprio, come dice Tommaso, sinonimo di conoscere. E quando tu hai conosciuto non puoi non intervenire, non puoi non essere attivo, perché tu conosci socraticamente che il bene fa bene a se stesso, il bene rende bene, e che il fare male porta solo male. E allora è un fatto anche di economia, ma tutto questo deve nascere nelle scuole, nelle famiglie. Oggi la famiglia è in crisi e si fa del tutto per disintegrarla, anche con l'aiuto di una certa magistratura. Oggi la scuola è in crisi e si fa di tutto per distruggerla, anche con l'aiuto di una certa magistratura che toglie quel poco di autorità che era rimasta alla scuola. Ma oggi quale docente rischia più di fare una lezione seria quando sa che c'è un sindacato accannito che va a avere il sostegno di certi genitori? Io mi ricordo, non ho avuto la gioia di andare sempre bene a scuola, ma se soltanto mi permettevo di dire che la maestra o il maestro mi aveva fatto un rimprovero, io ricevevo 10 rimproveri. Oggi le cose non vanno così. E poi c'è un'indifferenza, c'è il non voler vedere. Non vedete, anche voi che avete cariche responsabili, non vedete quando si consuma lo scempio sul territorio. Non lo vedete, non lo volete vedere. E allora c'è una responsabilità diffusa che sale con la responsabilità della funzione. Dunque, vedere per conoscere, e il conoscere non può portare che ad amare, e quindi è un discorso che porta inevitabilmente alla bellezza. E tornando alla nostra terra, che è terra di bellezza, bellezza della natura, bellezza della storia, testimoniata dall'archeologia, ma pensate che questa fu fatta dai greci, la grande Grecia. Che cosa era la nostra terra? Mega Hellas, cioè non è la sola Grecia, è la grande Grecia. E questo con orgoglio lo potevano dire gli italioti
ma insieme ai coloni greci, era la grande Grecia. Quella Grecia è rimasta soprattutto qui, da noi, a dare questa testimonianza, questi messaggi, ma questi messaggi vanno letti, recepiti. Allora ecco che la cultura che si fa interprete diventa lavoro. Cioè non è un discorso astratto tra i fanatici, come potrei essere anch'io che per vocazione e per funzione ho dedicato tutta la mia vita al patrimonio culturale e al bello in sé. Ma è un discorso concreto, perché se noi restituiamo la bellezza a territori che la bellezza hanno scempiato, che la bellezza hanno offeso, e facciamo in modo che tutto sia tutelato. La prima cosa che io feci come direttore generale, il vincolo su Maratea. E quel vincolo è benedetto, perché certamente poi i sindaci si sono adoperati per farlo rispettare, ma se non c'era quel vincolo, Maratea era come il Sauri, Praia, eccetera. Il vincolo, la tutela. Ma è necessario tutelarla, si è parlato di urbanistica. I nostri centri storici sono una ricchezza e oggi diventano quasi un motivo pittoresco nella presentazione dei borghi. Ma questa è tutta storia che va raccontata da chi la vive, di chi è stato qui, di chi si è immedesimato in quella realtà. E questa è tutta ricchezza di lavoro, perché pensate se noi ponessimo veramente i beni culturali come fondamento della nostra vita quotidiana, nel lavoro. Quanto lavoro per i giovani, è un lavoro estremamente qualificato, è un lavoro che non varrebbe mai attecchire la mafia, perché da noi si lavora per la bellezza, si catalogano oggetti di bellezza, si catalogano e si schedano reperti di storia. Tutto questo significa che fa crescere nel professionista responsabile, ma anche in chi lo segue, nei cittadini, il gusto della bellezza. Chiedo scusa per una citazione, nella mia breve ma interessante esperienza di sindaco di Maratea, avendo restaurato ben 44 chiese, quante sono le chiese di Maratea, fece una cosa molto bella. Appena arrivata qui, chiamai i ragazzi, qualcuno se lo ricorda, dei licei, e disse: da questo momento i monumenti sono vostri. E vi l'appoggio della scuola, andai nella scuola a fare un certo discorso. A giugno, con una cerimonia solenne, una cinquantina di ragazzi indossarono la toccata del Ministero Beni Culturali, tutori della bellezza. Tutte le chiese sono state, per due anni sono state aperte fino a mezzanotte. C'era il fervore, il gusto. Pensavo di dare a Maratea un museo, purtroppo questo museo non c'è. Pensavo di creare altre condizioni di gioia, di bellezza, di attrazione, perché il turismo, se non è culturale, non è turismo che si può fare in Italia. Altri luoghi, anche più attraenti, più adescativi ci sono nel mondo, ma solo qui, soltanto da noi, soprattutto nel mezzogiorno, è un turismo tutto particolare. Allora, restituiamo la bellezza a chi la bellezza ha perduto e restituiamo quindi le fonti vere di lavoro attraverso questa vera rinascita. Queste mie, io mi piacerebbe tanto di dilungarmi perché i temi sono estremamente affascinanti, appena accennato al bello e al sublime, per dire che entrambi sono qui presenti, sono, sia l'hanno capito i greci quando hanno parlato per esempio di Filocalos, quando hanno parlato di Macarios, dicevano semplicemente che chi ama il bello è uomo beato, è uomo felice, questo dicevano, e il nome addirittura lo davano a delle frazioni. Noi ripetiamo ancora il Macarro, se mai andiamo a fare con gioia i bagni al Macarro o andiamo a Filocaia, e forse non pensiamo mai che qualcuno ha scritto in quel territorio questa gioia della bellezza. Come diceva peraltro Tucidide attraverso Pericle, la bellezza è qualcosa che non si può non amare. Noi amiamo la bellezza con semplicità e facciamo la nostra storia di ricerca, cioè la filosofia, con gioia e senza timidezza. Riflessioni che sono maturate qui, ascoltando voi, e vi sono grato, in questo ambiente che mi è particolarmente caro, avendolo voluto nel lontano 75, in questo contesto, nella mia terra, che resta comunque, anche quando da Bocconi a Mani, resta la mia terra,
Ebbene, in questo spirito io queste brevi riflessioni le dedico a una persona di cui stasera facciamo solo l'icona. E come tutte le icone, l'ho vista, letta, sentita negli occhi. Io rivedo quegli occhi, lucidi di gioia, amanti della vita, col gusto della storia, con il piacere della cultura. Quando mi venne l'idea di iniziare l'iter per l'UNESCO, vi telefonai. Tu eri alla procura, lei era al lavoro. Mi disse: Francesco, quando tu presenti al comune il progetto? E voi foste i primi a salire al comune a dare testimonianza, perché sognavo di fare di Maratea addirittura patrimonio mondiale dell'umanità. Cara la mia Nunu, è un sogno che mi porto dentro di me per sempre, ma ti ringrazio di avermi dato tanta fiducia, tanta speranza, tanta gioia di fare le cose belle. Grazie. Devo innanzitutto ringraziare veramente di cuore il Centro Culturale che mi ha offerto la possibilità di realizzare un'iniziativa alla quale io tengo in modo particolare. Senza il Centro Culturale, senza la struttura organizzativa che mi ha fornito il Centro Culturale, e non solo la struttura organizzativa, il contributo di idee che mi è venuto dal Centro Culturale, questa serata non ci sarebbe stata. E voglio ringraziare veramente di cuore per l'impegno, la disponibilità e i suggerimenti la professoressa Polisciano, che è veramente un'instancabile organizzatrice, e con lei, tramite lei, ringrazio tutti quanti i componenti, il direttivo e i soci tutti. Io dirò delle brevi parole che ho scritto, perché dobbiamo poi procedere alla consegna del premio e anche il tempo ci limita nelle considerazioni. Il lutto che ha colpito la mia persona mi ha tuttavia, nella sua tragicità, portato a valorizzare il dono del ricordo. Io dirò delle parole intimistiche, perché non affronterò assolutamente il discorso del convegno. Questo è un contributo alla memoria della persona che ho voluto ricordare, quindi sono parole strettamente personali, che non affrontano il cuore dei problemi che oggi sono stati sollevati. Il lutto, che è un fatto molto negativo e di cui non voglio parlare assolutamente, perché già la parola dice tutto, però mi ha portato a valorizzare un dono che vi invito ad apprezzare. Il dono del ricordo, che per me, e credo che per tutti voi, è un balsamo di sopravvivenza. È un'esperienza, quella del ricordo, che parte dall'intimo della coscienza, consente di dialogare con se stessi, in primis con se stessi, e poi con chi non c'è più. Però tutto questo ci fa sentire ancora vivi. E viva la persona che non c'è più. E quindi ho maturato questa esperienza del ricordo, riannodando discorsi lasciati sospesi e realizzando ancora qualcosa da fare. Ho imparato soprattutto che il ricordo non è un fatto esclusivamente intimistico, anzi mi spinge ad uscire fuori da me stesso e a dialogare, come sto facendo stasera con voi, con gli altri che hanno condiviso e condividono questi percorsi di vita comune,
vuoi percorsi di vita familiari, amicale, professionale, lavorativa. Negli altri, in tutti voi, la persona amata è ancora viva e presente. Ecco perché ho maturato il proposito che questa sera si realizza di ricordare mia moglie con un'iniziativa che spero, se le forze mi aiuteranno, che spero possa ripetersi negli anni a venire, affrontando poi varie tematiche, non soltanto quella giuridica che abbiamo stasera come primo anno inteso affrontare. Ricordare con amici come se la persona amata fosse ancora viva. E che vita! Guardate, che viva, quando sono entrato qui per la prima volta in questi mesi per appunto organizzare questa cerimonia, e che viva la persona, lo dicono questi ambienti, questi posti che sono stati frequentati negli anni in cui mia moglie era bambina, allora quando questo edificio era privato, però mia moglie me ne parlava quando l'ho conosciuta, di questo bellissimo edificio che ci ospita, che è la storia di Maratea, un edificio privato, ora è diventato un edificio pubblico, e mi diceva nel suo linguaggio, forbito e ricco di particolari, che qui veniva nei pomeriggi di estate, negli anni 50, negli anni 60, un'altra Maratea, un altro modo di vivere, un altro modo di relazionarci, veniva con i genitori, accompagnata in questi pomeriggi di estate, a salutare i proprietari di questo edificio, che vivevano credo a Napoli e qui si trasferivano durante l'estate. E quindi questo palazzo, appunto, ricorda una vita che è trascorsa e noi cerchiamo di tenere, di valorizzare quello che l'esperienza del passato ci trasmettono. Mi ricordavo in particolare la granita di limone che si gustava, che i padroni di casa offrivano, nel terrazzo che vi invito a visitare, che è una bellezza unica, questo terrazzino che sta qui alle vostre spalle, con una vista stupenda sul Golfo di Policastro. E tutto quindi un dipanarsi di ricordi che rendono, nonostante tutto, immortale la vita. Ricordare con amici, familiari e con chi ci vuole bene, e con i cittadini di Maratea, che ringrazio per la loro presenza, i cittadini che io ho conosciuto tramite mia moglie. Veramente li ringrazio, i marateoti presenti li ringrazio tutti quanti di cuore. Perché mia moglie, anche se ha vissuto sempre a Napoli, come prima è stato ricordato, è stata però una marateota autentica. Guardate, veramente amato Maratea per tutta la vita. Non sono parole che dico così perché stasera dobbiamo ricordare, ma perché io nel mio vissuto ho sentito questa affezione, questo amore per Maratea, che ha avuto per tutta la vita e che mi ha trasmesso. Ecco perché ho voluto che questo ricordo pubblico si svolgesse a Maratea. Avrei potuto organizzare a Napoli, che è la mia città, che è la città dove è vissuta mia moglie, avrei potuto organizzare un incontro simile. L'ho voluto qui a Maratea perché non ci poteva essere altro luogo che Maratea. Dove, dicevo prima che è bello ricordare assieme agli amici, assieme a coloro con i quali abbiamo percorso un tratto di strada in comune. La presenza, questo primo anno, dei colleghi magistrati, che saluto e ringrazio tutto, nonché tutti gli altri relatori, non è casuale. Mia moglie, pur non essendo magistrata, è come se lo fosse stata. Perché è stata, come ricordava Cosimo, ha condiviso ansie, soddisfazioni, ha dato suggerimenti, ha partecipato alla mia vita professionale. E ringrazio Cosimo veramente per aver colto nel segno, come sempre, per la sua intelligenza. Anche se ci siamo visti pochi, frequentati pochi, però quelle volte che ci siamo incontrati hai colto queste caratteristiche che ora qui sto ripetendo, sto dicendo. E quindi si è sentita in magistratura nella sua famiglia, ecco perché ho voluto questo primo incontro annuale dedicarlo a temi della magistratura. Il premio che ho voluto intitolare alla memoria di mia moglie quest'anno va all'amico magistrato Cosimo Ferri, a cui
cui non voleva veramente un mondo di bene, lo voglio dire qui pubblicamente, sono io testimone del bene che ti ha voluto. Cosimo Ferri si è distinto per un costante impegno a difesa dei valori dell'autonomia e delle indipendenze della magistratura. E ha rianimati in momenti difficili questi valori con un impegno associativo all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati e all'interno del Consiglio Superiore, di cui è stato un autorevolissimo esponente. Veramente un impegno encomiabile, in momenti molto difficili tenere viva l'attenzione della magistratura verso i temi dell'autonomia e dell'indipendenza. Veramente è stato un impegno molto molto importante, di cui ti sono grato come magistrato. Il premio poi è la concretezza del ricordo. Il ricordo l'ho voluto ad ancorare ad un oggetto che, posto in casa o nei luoghi di lavoro, ravviva ciò che questa sera abbiamo vissuto assieme. Abbiamo voluto qui fare questo premio a Maratea, e quindi è un ricordo di Maratea, perché mia moglie, ripeto, voleva bene a Maratea, quindi non potevo dare un oggetto che non ricordasse Maratea. È un oggetto particolarmente caratterizzato. Dicevo che Nonu ha amato Maratea, e quindi quello che vado a consegnare, al di là della sua materialità, porta un messaggio alla persona impegnata nelle pubbliche istituzioni. È un messaggio che viene da questa terra in difesa, come ricordava l'amico professore Sisilli, in difesa di Maratea. Caro Cosimo, tu che riceverai questa particolare attenzione, amerai ancora di più Maratea, e visto il tuo impegno pubblico, conoscendo Maratea, ricordandoti di questa serata, se potrai, ti sono grato, fai qualcosa per questa nostra terra, perché dico nostra perché ormai io sono un marateoto, mi sento un marateoto acquisito. Quindi non ti dimenticare di questa piccola parte del sud d'Italia, che è un capolavoro di bellezza e di unicità. Io non voglio, non dico altro, non aggiungo altro, se non un ringraziamento a questo punto veramente doveroso per l'autore dell'opera, che sta qui in prima fila e che mi ha fatto compagnia. L'autore dell'opera, il professore Cattolini. Ad un tocco questo illustrerà la composizione, nella quale sono riprodotti tratti importanti del territorio che sono stati veramente particolarmente amati e che io amo per la loro bellezza e per quello che, come diceva giustamente il professore, io ho preparato questo piccolo mio intervento non conoscendo quello che avete detto il professore Sisilli, però ecco, le idee si incrociano. Questa opera rappresenta alcuni tratti di bellezza che noi siamo chiamati come singoli e come cittadini e come comunità a tutelare, e questo è il messaggio che vi permetto sommessamente di rappresentare all'uomo pubblico dell'amico Cosimo Ferri. Lo vogliamo aprire così lei lo può illustrare bene. Ora ce l'ho illustrerà, quindi lo apriamo. Questo premio poi è tutto meridionale e ci tengo a difendere la nostra cultura meridionale, perché è stato realizzato da un artista di Maratea, è stato poi realizzato per la fusione nella nostra città, che è la capitale di questo meridione d'Italia, quindi è stata realizzata a Napoli, è stato anche confezionato nella città di Napoli. Quindi queste riunioni servono anche a dare un messaggio di difesa dei nostri territori e della nostra cultura
meridionale che uomini pubblici come Cosimo Ferri devono tutelare e devono, soprattutto in questi momenti di crisi, saper affrontare con la dovuta energia. Prego, professore, se... Vivo a Maratea da tantissimi anni, per cui sono sicuramente cittadino anche di Maratea, ma soprattutto anche cittadino della Basilicata. Sono molto onorato questa sera di essere qui presente, perché invitato proprio dal dottor De Emanuele e anche dalla professoressa Crisciano a presentare questa mia opera, che è semplicemente... non voglio essere presuntuoso, ma è semplicemente il ritratto spirituale, morale di Lonuca Labretta. Lonuca Labretta io l'ho conosciuta giovane, giovanissima, era una studentessa molto brillante, amica di famiglia della famiglia di mia moglie, e tanto che erano amici, che tanto è vero che è stata anche invitata e presente insieme a Luciano, mi permetto di chiamarti per nome, e al nostro matrimonio, al mio matrimonio con mia moglie. Quindi quando mi è stato proposto di creare un premio che significasse tutto ciò che ho amato sempre, e anch'io sono testimone, su Lonuca Labretta, io ho pensato a tutto quello che lei amava, tutto quello di cui lei parlava sempre, delle bellezze naturali di questa bellissima terra, molto ben ricordata come la perla del Tirreno. Ebbene, ho voluto rappresentare tutto ciò che in sintesi si può rappresentare e che appunto testimonia non solo le bellezze, ma quelli che sono stati i sentimenti, la passione costante e continua di Lonuca Labretta per la sua terra natia. Quindi il Cristo che si affaccia sulla rupe è presente in quest'opera in alto a destra, ma giù si vedono anche, si vede soprattutto il golfo di Policastro, questo golfo attraversato, questo golfo mitologico attraversato da Ulisse, da Enea, e che quindi è questo golfo che sarà testimone della Magna Grecia di cui parlava giustamente e molto bene il giustissimo professore Tisini. E quindi in questa mia placchetta di bronzo è immortalato questo sentimento. C'è anche la presenza dell'isola di Santa Ianni, dove arrivarono le reliquie di Sant'Ambiagio. Ci sono in primo piano le foglie di agave che rappresentano la mediterraneità, rappresentano la ricchezza di Maratea, rappresentano la macchia mediterranea che poi circonda diciamo, le colline che portano giù alla spiaggia di Fiumicello, tanto amata da tutti i marateoti e anche da me da sempre.
Si vedono poi in lontananza le montagne della Calabria dopo il fiume Noce e dopo appunto la rupe di Castro Cucco che si affaccia prepotente sul mare. Tutto qua. Io ho voluto rappresentare i segmenti di questo ben elargita da questo momento in poi a uomini della politica, della cultura, della scuola, dell'arte, insomma a tutti coloro che amano il bello e lo sanno difendere e coltivare. L'incontro è finito, è stato un incontro di grande tensione emotiva, c'è quel voto tutti, non ho Calabretta, grazie al suo amore per Maratea ci ha donato un'altra serata, insieme l'abbiamo ricordata con affetto e che dire, è stata una serata di grande emozione. Abbiamo avuto queste persone di grande profilo culturale, il centro culturale se ne è arricchito, vi ringrazio di cuore, a volte penso di essere stanca, ma questi incontri ricaricano.